pubblica di mass media, abbiamo notizie quotidiane, giusto ieri arriviamo dalla notizia della BCE del quantitative easing, quindi sono, capiamo come siano dei dibattiti quotidiani e come ogni giorno troviamo posizioni pro e contro la moneta unica. Ecco il senso che abbiamo voluto dare a questa tavola rotonda, a questo dibattito, è proprio quello non tanto di dare le motivazioni del perché pro e perché contro, ma dare degli strumenti critici per potersi fare un'idea su e maturare appunto dei ragionamenti sulla moneta unica. Quindi molto brevemente vi presento gli ospiti e i relatori di questa conferenza, il professor Roberto Di Quirico, politologo, professore dell'Università di Cagliari di questa facoltà, il professor Cristian Rossi, insegnante di storia dell'integrazione europea nella facoltà di Cagliari di scienze economiche, giuridiche e politiche, il professor Beniamino Moro, docente di macroeconomia, Luca Cancelliere dell'associazione ARS, Giacomo Bracci dell'associazione EDIC e il nostro moderatore Alberto Urgu, giornalista di Radio Lina, al quale lascio la parola per l'introduzione e vi auguro buon proseguimento. Grazie intanto, grazie sia per l'invito e anche per aver organizzato questo incontro, come diceva prima Presciutto, assume un'importanza ancora maggiore, credo, in questi giorni, perché capita questo dibattito a metà sia per la decisione del governatore Draghi di ieri, di cui si discute molto, di cui credo poi in questo modo ci parlerà più diffusamente, ma poi questo fine settimana ci sarà anche naturalmente le elezioni ad Atene, un altro momento che preoccupa forse qualcuno, ma vedremo insomma che cosa succederà. Io do giusto due linee per quanto riguarda il dibattito, fare un primo giro con i nostri relatori che avranno tra i 10 e i 12 minuti più o meno a testa per il loro intervento, dopodiché lasceremo spazio alle domande, immagino che dal pubblico ci saranno persone che vorranno intervenire, anche magari con i nostri ospiti, poi naturalmente lasceremo magari un po' di spazio ancora per le repliche. E iniziamo con Cristian Rossi, che è docente a Cagliari delle scienze politiche, proprio di integrazione e storia dell'integrazione europea, che ci farà proprio un quadro storico su quello che ha preceduto l'Unione Europea, la moneta unica, anche insomma che cosa è successo e quali sono i processi che hanno portato a queste evoluzioni. Grazie Roberto, buonasera a tutti. Quindi se io farò giusto un quadro storico che dipinge un po' quella che è l'Unione Europea e come si è arrivati alla moneta unica. Moneta unica di cui non è che si è parlato dal 92 in poi, la moneta unica è sempre stata un po' nel DNA di questa idea di Europa, che è l'Europa che viene molto molto da lontano, perché anche lì l'Europa unita, insomma, è nata tra una cosa e l'altra tra il 52 e il 57, e anche in quel caso si può dire che sia nata per forse più che per un sogno, più per risolvere i problemi che appunto per un sogno, cosa che l'idea d'Europa è sempre passata attraverso i secoli. Un conto è la creazione dell'Europa unita, che appunto tra il 52 e il 57 ha cercato di mettere una toppa a una situazione che si era creata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quando è che si è iniziato a parlare di Europa unita e quindi anche qui e là di moneta unica? Diciamo che in maniera vera e propria, a parte tutte le conquiste territoriali fatte da quello che è sovrano, che nel corso dei secoli hanno più o meno geograficamente unito l'Europa, di idea di Europa si è iniziato a parlare dopo il congresso di Vienna, quando qualche pensatore europeo ha iniziato a avere l'idea che forse era meglio per i paesi europei unirsi. Ha iniziato con questa idea il Conte di Saint-Simon nel 1814, suggerendo ai congressisti riuniti a Vienna di che forse era meglio creare un'unione di più paesi europei piuttosto che restaurare i sovrani spodestati
ovviamente insomma un po' a posto la Francia. Saint-Simon partiva dal principio che infatti scrisse in questa sua opera una frase che un po' forse abbastanza odierna, scrisse: un individuo in qualunque paese sia nato e di qualunque stato sia cittadino, attraverso l'educazione, le amicizie e gli esempi che gli vengono forniti, offerti, contrae più o meno profondamente l'abitudine a spingere lo sguardo oltre i limiti del proprio benessere personale e a confondere il proprio interesse con quello della società della quale vengo. Cosa stava andando a dire Saint-Simon? Che forse i paesi europei dovevano guardare oltre il proprio confine e non solo al loro proprio benessere, ma se si fossero uniti avrebbero probabilmente dato una spinta maggiore all'intero continente europeo. Un'idea che poi fu sostenuta a metà dell'Ottocento da un altro pensatore, da Victor Hugo, che iniziò a pensare che vi potessero essere in futuro come contraltare di una grande unione che già esisteva, cioè gli Stati Uniti d'America, ci potessero essere gli Stati Uniti d'Europa, e che i due avrebbero ovviamente interagito soprattutto dal punto di vista commerciale. L'idea d'Europa, insomma, tralasciando tutte le altre situazioni, le altre situazioni, comunque si fermò lì, perché rimaneva a livello di opinioni, a livello di pensatori, a livello di diritti. Non scendeva mai il discorso nel campo politico, nel campo del discorso fra stati. Cosa che iniziò ad avvenire invece dopo un'altra guerra, cioè dopo la prima guerra mondiale, nel 18 in poi, e in particolar modo quando si formò la società delle nazioni. In quel caso si iniziò a parlare in maniera vera e propria di livello di statisti di una possibile Unione Europea, perché comunque l'idea c'era stata nei 100 anni precedenti. Ci pensò uno che per noi italiani è molto famoso, un ex Presidente della Repubblica che allora non era ovviamente, aveva ruoli di Stato, Luigi Einaudi, che parlò di Stati Uniti d'Europa e, cosa molto interessante, parlò di Stati Uniti d'Europa che dovevano avere un diritto di prelievo di imposte fiscali, per esempio, se volevano creare una vera e propria integrazione, che forse è un argomento abbastanza attuale, perché di quello se ne parla spesso e volentieri, visto che proprio la fiscalità è ancora una delle prerogative degli Stati, quantunque influenzata poi dal fatto che esiste la moneta unica. Parlò di integrazione europea, un conte austriaco, il conte Guglielmo Recaredi, il quale a sua volta tra le sue idee parlò della necessità di avere un'unione doganale per favorire il commercio e unificare i mercati. Quindi tutte quelle idee nel corso dei secoli, che poi sono confluite in stati di fatto, state portate avanti da vari pensatori, vari statisti e soprattutto dal 18 in poi, 20 con sforma, 22 con sforma società delle nazioni, nella società delle nazioni, dove il politico francese propose negli anni 30 addirittura la creazione degli Stati Uniti d'Europa, e quella fu veramente la prima volta che a livello di stati si parlò di una Unione Europea. Ovviamente la società delle nazioni non aveva la possibilità, perché non c'era l'interesse degli stati, di creare una associazione di paesi europei, e non se ne parlò più fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando di nuovo l'idea d'Europa sorse, perché un'altra delle cose da dire è che l'idea d'Europa nasce spesso quando vi sono momenti, o meglio, è nata spesso quando vi sono stati momenti di crisi in Europa, guerre, rivoluzioni e sommovimenti. E durante la Seconda Guerra Mondiale vi erano moltissimi movimenti di resistenza, e in Germania e in Italia. E uno di questi movimenti di resistenza, movimento del Kaiser Christ di von Moltke, parlò del circolo di Kreisau, parlò addirittura di creazione degli Stati Uniti d'Europa, e per la prima volta parlò della necessità di avere una moneta unica tra gli Stati europei. Ovviamente il movimento di resistenza in Germania, come potete
potete ben immaginare, fu abbastanza bastonato, se non dire altro, da Hitler, quindi insomma, gli edessi fermarono lì. Però è indice del fatto che tutti questi movimenti, così come anche il movimento federalista europeo nato da Piero Spinelli, proprio nel periodo della seconda guerra mondiale, pensarono a tutte le idee precedenti e cercarono di fare un po' una somma di tutto quello che era stato pensato nel corso dei secoli. Il primo però nucleo di Unione Europea, il primo esempio di cooperazione tra paesi europei, l'abbiamo dopo la seconda guerra mondiale con la creazione dell'unione doganale tra Belgio, Olanda, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, creata e pensata durante la guerra del governo in esilio di questi tre paesi e portata a compimento subito dopo la liberazione di questi paesi, non appena i governi potevano tornare nelle rispettive capitali. Ma stiamo arrivando ai giorni nostri, com'è che venne creata il primo nucleo di quella che adesso è l'Unione Europea, cioè la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio? Dopo la Seconda Guerra Mondiale assistiamo, tutti quanti l'abbiamo letto nei libri di storia, la Germania viene sconfitta dagli alleati. La Germania è uno Stato che viene sconfitto per perde il Lazio, a differenza dell'Italia. Cioè, significa che gli alleati entrano in territorio tedesco e lo Stato crolla completamente, non c'è più un'istituzione statuale in Germania, a differenza dell'Italia. Okay? Questo per fare già una distinzione tra i due paesi. Quindi gli alleati occupano la Germania e decidono per la Germania dal 45 fino al perlomeno al 52. Quindi c'è un problema da risolvere in Europa, perché la Germania è uno Stato che non esiste più, viene occupato e diviso, bisogna risolvere quel problema, perché gli americani pongono il problema della Germania. La Germania viene occupata, l'ho detto, e viene depredata dai vincitori. Quando viene divisa in zone di occupazione, la Germania viene di fatto depredata in conto riparazione, perché la Germania deve pagare comunque il prezzo della guerra che ha causato. Questo per dirla in soldoni. Cosa succede? E qua inizia la storia dell'Europa. Succede che gli americani a questa situazione non ci stanno, perché il fatto che l'Unione Sovietica, Regno Unito e Francia depredino la Germania, questo agli americani non sta bene, perché esiste anche la loro zona di occupazione, la zona americana, e gli americani non hanno bisogno di portare via nulla. Vuoi perché è costoso portare treni, traversine, aerei negli Stati Uniti? Vuoi perché la tecnologia americana è o simile, se non superiore, a quella tedesca? Ma non si può dire altrettanto della tecnologia britannica, francese, russa, sovietica. Quindi questi paesi prendono i beni tedeschi. Come intervengono gli Stati Uniti a arginare questa situazione? Intervengono col piano Marshall. In tutti i libri di storia si cita il piano Marshall spesso senza ragionare sul fatto che il piano Marshall viene fatto per prima cosa non verso tutti gli europei, ma viene fatto verso gli alleati degli americani che stanno depredando la Germania in conto riparazione, cioè i russi, i sovietici, i britannici e i francesi. Tant'è che quando si fa la conferenza sul piano Marshall, se si vanno a vedere i documenti, la prima riunione che gli americani fanno la fanno con gli inglesi, cioè con i britannici, con i francesi e con l'Unione Sovietica, e dopo estendono agli altri, perché l'idea americana è quella che non si possono dare soldi alla Germania in conto riparazione, cioè agli alleati in conto riparazione opposto alla Germania, per ricostruire quel sistema economico tedesco, se non si danno soldi, poi anche se non si risolveva comunque anche la sorte di tutti gli altri paesi che in Europa sono stati sconfitti e hanno l'economia.
Non basta, perché comunque la Germania è ancora uno Stato comunque separato. Si decide con gli accordi di Washington del 49, sempre gli americani, in questo caso in accordo con i loro alleati, decidono, c'è stata la rottura con l'Unione Sovietica, decidono di dare l'autorizzazione alla Germania di ricreare uno Stato tedesco, ma ancora l'economia, la politica estera e la difesa sono in mano agli altri commissari alleati, quindi la Germania non decide se non sulla propria politica interna. Negli accordi di Washington del 49 c'è scritto che ogni modifica, e si crea l'altra autorità internazionale della DUR, che è quella che poi decide sull'acciaio, sul carbone, insomma sulla struttura economica tedesca. Alta autorità della DUR che è di fatto un condominio tra i tedeschi e tutti gli altri alleati e amici. Quindi è comunque una, diciamo, un grande consiglio d'amministrazione. Negli accordi di Washington c'è scritto che questa situazione verrà modificata soltanto in un quadro di accordo europeo. Così c'è scritto negli accordi di Washington. Quindi l'unico modo che la Germania ha per cercare di modificare la situazione è in un quadro europeo. Adenauer, il cancelliere tedesco, capisce che la Germania, per nascere nuovamente come Stato, ha bisogno di guidare la propria economia. E l'economia tedesca non può essere guidata certamente da questo condominio fatto da americani, francesi, lussemburghesi, olandesi e così via, e l'altra autorità della DUR, e chiede la guida dell'economia tedesca. È d'accordo che su difesa e politica estera decidano ancora gli alleati, ma l'economia deve essere guidata dai tedeschi. A questo punto è qui che, dicevo prima, nasce la soluzione, cioè il problema tedesco viene risolto, o meglio, l'Unione Europea nasce per risolvere il problema tedesco, perché è qui che nasce la pensata di Chamonix, perché viene chiesto a Chamonix, che è il commissario per la ricostruzione francese, gli viene chiesto: ma i tedeschi hanno o non hanno ragione a chiedere questo agli americani? Secondo Chamonix, i tedeschi hanno sacrosanta ragione. E quindi pensa, perché non mettere in comune controllore e controllato, cioè i tedeschi con gli altri paesi europei, visto che gli accordi di Washington stabiliscono che si debba risolvere la questione tedesca in ambito europeo? E così fanno, perché nasce poi la dichiarazione Schuman, che diciamo non è convince il ministro degli esteri Robert Schuman della bontà della sua proposta, e si mettono in comune le funzioni del controllore e controllato. Si parla quindi non più di acciaio e carbone tedesco, francese, italiano, eccetera eccetera, ma si parla di carbone e acciaio europei, quindi cioè si gestiscono assieme le risorse, e si crea una comunità ridando sovranità ai tedeschi, che però all'interno della comunità sono controllati dagli altri paesi europei. Così che nasce la comunità europea del carbone e dell'acciaio, che evolverà poi nel 57, perché nel momento in cui si ricrea una struttura economica serve un mercato, e quindi nasce nel 57 anche la comunità economica europea. Tralascio il ruolo degli italiani in tutta questa situazione, perché gli italiani, quando si crea la CECA, come al solito non hanno capito di cosa si tratta, quindi vanno alle discussioni con Chamonix, fanno impazzire Chamonix, che viene mandato un giovane cucciolo della Inviata Democristiana, cioè Paolo Emilio Taviani, che va a nome del governo italiano a chiedere i posti, più che altro. E infatti la Commissione Europea aveva due posti più per i paesi più grandi, perché gli italiani avevano proposto che ci fossero più posti nella Commissione Europea, quella che nasce come Commissione Europea. Poi è stato scardinato questo sistema dal Trattato di Lisbona. Sì. Ok, quindi andando avanti si crea un mercato, e creandosi un mercato serve, piano piano si inizia a parlare di moneta unica, si inizia a parlare della necessità di avere una moneta unica, e si parlerà infatti di
corso degli anni si attueranno vari sistemi, il sistema monetario nel 71 e 72, il sistema monetario europeo nel 79, perché una volta che si crea il mercato serve una moneta comune. Perché serve una moneta comune? Nel bene e nel male. Perché si fa il ragionamento della moneta comune? Un giornalista inglese negli anni 80 provò a girare per l'Europa, per 7-8 paesi europei, con 1000 sterline. Senza comprare, con quelle 1000 sterline, senza comprare nulla, né comprare roba da mangiare, da vestire, eccetera, eccetera, okay? Cambiò quelle sterline, un giro per l'Europa, e tornò con 300 sterline, senza aver comprato assolutamente nulla. Quindi questo è un esempio del perché poi gli statisti europei abbiano iniziato a parlare di moneta unica. Perché si è parlato di moneta unica per tutti questi anni e non si è mai creata la moneta unica? Perché dal 52 fino al 1999 si è sempre parlato di moneta unica, si inizia a fare la moneta unica tra il 92 e il 99. Perché bisogna risolvere un problema di nuovo, il problema tedesco nuovamente. Perché nel 1989, col crollo del muro di Berlino, la Germania ha la possibilità di riunirsi, ci sono lunghissimi negoziati, ma ci sono anche moltissimi mal di testa da parte europea, perché c'è la paura che la Germania, una volta riunita, non abbia più necessità di stare in Europa. E quindi i paesi europei chiedono alla Germania di mettere qualcosa in condivisione che leghi la Germania definitivamente al processo europeo. E questo impegno che gli statisti europei chiedono per dare l'autorizzazione ai tedeschi di riunirsi è il marco tedesco nel paniere delle monete europee. E quindi questo è il negoziato che c'è dietro le quinte per la creazione della moneta unica. Per arrivare a una chiusura, allora, la moneta unica è qualcosa che adesso fa parte del DNA europeo. Ne fanno parte praticamente, diciamo, ne faranno parte, stante a quelle che sono i trattati, tutti i paesi europei tranne i paesi che hanno ottenuto l'opting out. E i paesi che hanno ottenuto l'opting out, grazie al duo Major Thatcher, anzi Thatcher Major, possono stare fuori dalla moneta unica, mentre tutti gli altri paesi, in teoria, volenti o nolenti, prima o poi dovrebbero entrare, perché quando si fa un negoziato per entrare nell'Unione Europea, questo negoziato si chiama negoziato a senso unico, cioè o i paesi che vogliono entrare prendono in blocco tutto l'articolo 1 per l'articolo 1 dell'euro, oppure non entrano. Quindi i paesi che ancora non sono entrati, prima o poi dovranno entrare, potranno diluire nel non rispetto dei parametri di Maastricht, che sono quelli che portano la moneta unica, ma prima o poi dovranno entrare. L'unico paese che ha una sorta di tacito consenso a non entrare è la Svezia, che ha negoziato l'ingresso nell'Unione Europea in parallelo al trattato di Maastricht quando si decideva della moneta unica, e non poteva chiaramente scegliere un opting out perché non era ancora entrata, ma i negoziati andavano in parallelo. Ma tutti gli altri paesi prima o poi dovranno entrare, infatti piano piano stanno entrando. Quindi questo è un po' il quadro storico che ha portato alla nascita della comunità economica europea, dell'Unione Europea poi, e in questo contesto della comunità unica. Grazie. Per questo quadro storico che ci ha fornito, ora lasciamo la parola a Roberto Di Quico, che è produttore di Storia e Scienza Politica sempre all'Università di Cagliari. A lui affideremo, insomma, anche il compito di spiegarci un po' l'unione anche politica europea, perché l'Unione Europea non è solo monetaria, è anche politica, e anche quella, almeno quanto la monetaria, cioè il professore, sia in discussione, cioè il fatto che la rappresentanza europea sia effettivamente democraticamente accettata poi da tutti i paesi che ne fanno parte. Grazie. Dunque, negli ultimi tempi ho ripreso a lavorare sulla questione dell'integrazione europea e dell'integrazione monetaria. Ci ho lavorato diversi anni fa pubblicando un libro, poi per un certo periodo mi sono dedicato ad altri
altre cose, alla democratizzazione dei paesi ex sovietici, e poi sono ritornato a studiare le tematiche legate all'integrazione monetaria, come posso dire, anche ovviamente a seguito degli interessi che ha creato la crisi e l'impatto sui sistemi politici e su quella che noi, diciamo, noi politologi chiamiamo non tanto la democrazia quanto la qualità della democrazia nei paesi europei, che è un concetto complesso, insomma, tanto i miei studenti come mi conosceranno nei prossimi esami padroneggiano perfettamente. È una speranza. Dunque, per fare queste nuove ricerche mi sono messo a girare un po' sulla letteratura, a vedere la letteratura, che oggi, diciamo, è un concetto abbastanza ampio, nel senso che la letteratura non è solo il libro, l'articolo di rivista, ma molto sui blog, molto sono i documenti che si trovano su internet, e quindi è una letteratura molto variegata. Voi direte, vabbè, vai a leggere cose che non hanno nessuna rilevanza accademica, in realtà sono importanti però perché fanno opinione pubblica, e per un politologo che poi studia anche le ripercussioni elettorali dell'opinione pubblica, anche quel tipo di letteratura, diciamo, non è letteratura scientifica, però è importante come fonte. E ho notato una cosa, come posso dire, in un certo senso singolare. Ho notato che tutti coloro che parlano di uscita dall'euro, e io vorrei fare, diciamo, qui una piccola parentesi, credo di essere stato uno dei primissimi in Italia a affrontare il problema dell'uscita dall'euro, perché già nel 2001 lavoravo all'Istituto Europeo proprio con un progetto di ricerca che studiava, diciamo, dal punto di vista teorico il problema dell'uscita dall'euro. Tutti mi prendevano più o meno in giro, nel senso, hai trovato il modo di farti pagare per fare delle ricerche totalmente prive di fondamento, che in realtà poi sono dimostrate più attuali di quello che sembrava. Mi sono messo quindi a valutare, a vagliare tutta questa letteratura accademica e non accademica sulla questione dell'uscita dell'euro, e ho notato una cosa un po' particolare, che questo tipo di letteratura affronta il problema dell'uscita dell'euro in diverse prospettive. Per esempio, molta di questa letteratura affronta la questione dell'uscita dall'euro in una prospettiva economica, le conseguenze economiche, le ragioni economiche che suggerirebbero l'uscita dall'euro, oppure la mantenimento del, il restare nell'unione economica e monetaria. Altre, e devo dire, insomma, molte di queste interpretazioni hanno una loro dignità scientifica, discutibili sotto certi aspetti, altre molto costruite in modo molto, molto discutibile o diciamo insostenibile in alcuni casi. Altri tipi di analisi hanno una natura come posso dire, più giuridico, costituzionale, e anche in questo caso sono dei buoni lavori, diciamo, pro, contro l'uscita dall'euro, però piuttosto raffinati, secondo me, di dignità scientifica. Invece quando si va a affrontare il problema squisitamente politico dell'uscita dall'euro, troviamo una letteratura che ha una caratterizzazione fortemente, io chiamo, politico-demagogica. Che significa? Significa che mentre per gli altri approcci si trovano, come posso dire, delle riflessioni che trovano appiglio, che sono ispirate dalla letteratura scientifica, nel caso delle riflessioni di tipo politico-politologico si trovano spesso delle... Queste sono prevalenti basate su due concetti ampiamente discutibili. Una visione della democrazia, quindi tutto un dibattito sul fatto che l'integrazione monetaria è antidemocratica, che i vincoli internazionali sono antidemocratici, che si basa su un concetto di democrazia che non ha nessun fondamento scientifico. Cioè, chi studia la democrazia, le modalità, le forme dei regimi democratici, non definirebbe mai la democrazia nel modo in cui viene direttamente o indirettamente definita questa democrazia. La maggior parte di questi contributi, cioè dei contributi, di tutti i contributi laddove si fa toccare l'elemento democrazia, la democrazia è dipinta come se fosse fondamentalmente la libertà di un popolo di fare quel che gli pare. Questa non è la democrazia.
democrazia, non c'ha niente a che fare. Al limite è una declinazione anche autoritaria in realtà di indipendenza nazionale e libertà, autoritaria perché appunto è riferita a una collettività, non all'individuo, ma non c'entra nulla con la democrazia, non è questa la democrazia. Nessun studioso serio di questioni di democrazia, nessun politologo, poi non so se ci sono altre, come posso dire, discipline che declinano in modo, secondo me, però infondato il concetto di democrazia in questo modo, ma nessun politologo che studi seriamente la democrazia accetterebbe una definizione di questo genere. Una definizione di questo genere che magari certe volte è anche sottesa, non è necessariamente esplicitata, ma chiaramente è basata su un'idea di democrazia che non ha nessun fondamento. Ed è abbastanza, come possono dire, ancora più significativo il fatto che anche studiosi seri, diciamo, che affrontano in modo scientifico il problema in altre ottiche, per esempio mi viene subito in mente Bagnai, per esempio, che è un economista, un eterno econometrico, è un econometrico che ha scritto un libro molto importante, mi è piaciuto anche tanto, se devo essere sincero, per quanto su tantissimi punti non sono d'accordo, però questo fa tutta una descrizione, fa tutto uno studio dei vari elementi delle varie cause della crisi e le lega al discorso di creazione mentale, cioè c'è certo quello che a un certo punto fa, ma la principale causa, la principale ragione per cui bisogna uscire dall'euro è che è la democrazia, è la difesa della democrazia. Ora, mi è venuto a pensare, sei un economista che ci vuole parlare di economia monetaria, che ti sei avventurato in analisi storico-economiche piuttosto strampalate, che hai portato avanti una serie di riferimenti giuridici diciamo di diritto internazionale che non mi sembrano tanto fondati, cioè mentre a fare il politologo manca il numismatico, il teologo, non so che mi vuoi venire a dire, però ecco, in realtà in questo caso c'era diciamo da uno studioso che in realtà propone delle interpretazioni raffinate da un punto di vista su alcuni aspetti, anche se poi contraddittori, non so se avremo occasione di parlarne in seguito, e c'è questa idea, questo concetto di democrazia fondamentalmente non ha nessun fondamento scientifico. Un secondo elemento che emerge da questo tipo di letteratura e un po' da tutto il dibattito sull'integrazione monetaria è la sacralità dello Stato nazionale, cioè si mette in dubbio tutto tranne l'idea che lo Stato nazionale sia il vero problema. Si declina la democrazia, il concetto di democrazia in ottica solamente nazionale. Qualcuno, qualche studente mi dirà: ma ce l'hai detto tu che non esiste la democrazia internazionale. È vero, però questo non significa che la democrazia sia confinata all'interno dei confini nazionali. In moltissimi casi di sviluppo della democrazia, di democratizzazione, abbiamo delle fortissime influenze esterne. Se voi pensate ai paesi ex sovietici, ma paesi anche sudamericani, il ritorno alla democrazia, l'instaurazione della democrazia, quando non è avvenuta come in Italia o in Germania con mani militari, è comunque diciamo, stata ispirata, protetta, sostenuta da forze esterne, quindi diciamo, questo non significa. La declinazione di tutte queste problematiche politologiche riguardo all'illegittimità dell'euro perché è antidemocratico, perché è limitativo della democrazia, si basa su una interpretazione che vede lo Stato nazionale come sacro, una costante, invariabile elemento costitutivo unico dell'ordine internazionale, cosa che non è. Lo Stato nazionale nasce dopo qualche millennio di altre forme di statualità ed è ormai da per almeno 150 anni il principale problema europeo. Cioè lo Stato nazionale europeo non funziona e questo, cioè, mi sembra che dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi sia palese. E lo si trova in tante interpretazioni, sia dell'integrazione europea, ma anche
semplicemente della storia europea del Novecento, mentre in questo tipo di interpretazione si parte dall'idea che lo Stato nazionale è una costante. Questo che cosa comporta? Qui non so come si chiamano i tempi, ma diciamo l'elemento. Che cosa comporta questo duplice difetto da un punto di vista politologico? Non mi sto avventurando poi, non mi avventurerò perlomeno per il momento in questioni economiche o costituzionali, ma da un punto di vista di studio, di approccio politologico, di studio, che cosa comporta questo modo di vedere il problema dell'euro? Comporta il fatto che si dimentica un elemento cruciale nel riflettere sull'uscita dell'euro, sulle conseguenze dell'uscita dall'euro, sui costi dell'uscita dall'euro. E cioè che prima di fare calcoli su che cosa succederebbe se uscissimo dall'euro, eccetera, c'è la domanda da porsi. La domanda molto più importante, cioè come usciremo dall'euro, ma non come in senso di che tipo di procedure, ma nel senso di come lo faremmo in relazione con gli altri paesi membri. Cioè, in molte di queste analisi, quello che appunto mi colpisce è che manca completamente l'idea che il comportamento di un attore nazionale sia dipendente dal rapporto con gli altri paesi membri. Purtroppo non è così, o per fortuna, non lo so, dipende dai punti di vista. Perché parlare delle conseguenze, dell'impatto dell'uscita dall'euro, senza prendere in considerazione il modo in cui lo si farebbe, proprio in termini di rapporti con gli altri paesi europei, significa fondamentalmente pensare che l'Italia o un altro paese che dovesse uscire dall'euro vive in un mondo a parte in cui non c'è nessun collegamento con il resto dell'universo. In realtà, come posso dire, dall'euro si può uscire fondamentalmente in tre modi, anzi in realtà in due, di cui uno può essere suddiviso in due modi. In modo unilaterale, cioè io domani dico agli altri paesi membri, carissimi, vi saluto, non tanti saluti, io da domani ricomincio a stampare le mie lire. Benigni suggerirebbe i sesterzi, insomma c'è una storia un po' più nobile, ma comunque la mia moneta nazionale, voi fate come vi pare. Questo, diciamo, è un approccio chiaramente conflittuale. Oppure, secondo modo, si può negoziare l'uscita dall'euro. Si può negoziare in due modi. Uno, che teoricamente credo sia già fattibile, dato il Trattato di Lisbona, cioè uscendo dall'Unione Europea. Se un paese esce dall'Unione Europea, automaticamente esce dall'euro. Il Trattato di Lisbona già prevede la possibilità, pur complessa, di uscire dall'Unione Europea, quindi diciamo, automaticamente porterebbe all'uscita dall'euro. Un altro è quello, diciamo, ipotizzato, ma ancora non possibile, della retrocessione in quello che si chiama lo SME 2. Cioè si esce dall'euro senza uscire dall'Unione Europea, ma si entra in un sistema di cambi controllati per cui la nuova moneta è comunque legata all'euro. Ora, io mi fermerò tra un minuto qui, senza entrare poi nella questione, diciamo, dei vantaggi e svantaggi economici. Non so se qualcun altro ne parlerà, probabilmente il professor Moro lo farà. Però quello che volevo far notare è che ovviamente se si parte dall'idea che bisogna riacquistare la sovranità nazionale, i due metodi negoziali non sono un granché come metodo, perché fondamentalmente è ovvio che gli altri paesi membri ci porranno tutta una serie di condizioni, ci chiederanno di rispettare tutta una serie di questioni, ripagare il debito pubblico, mantenere stabilità dei cambi, eccetera eccetera, che fa sì che allora conviene stare dentro. Quindi alla fine probabilmente l'unico metodo che potrebbe, secondo me no, ma potrebbe dare effettivamente dei vantaggi è quello dell'uscita traumatica, cioè dell'uscita unilaterale con tutto quello che ne consegue da un punto di vista di ripercussioni, se volete li chiamerei rappresaglie,
semplicemente ripercussioni, secondo me va già bene, perché se voi pensate all'attualità e al fatto che la Banca Centrale Europea sta fondamentalmente ormai da un paio d'anni gestendo la stabilità finanziaria di tutta l'area, se usciamo e noi rinunciamo a tutti quegli strumenti, dal quantitative easing di cui parlano tutti i giornali, ma in realtà ce ne sono molti altri che non vengono citati e che invece vengono ben spiegati nella letteratura scientifica, altri strumenti, altri metodi che vengono utilizzati per gestire, per tamponare e stabilizzare la massa dei titoli pubblici che sono in circolazione. E quindi di fatto, anche senza parlare di rappresaglie, che invece ci sono convinto che ci sarebbero, ma anche senza parlare di questo, il semplice fatto di schierarsi da questo tipo di struttura avrebbe poi delle ripercussioni che sono, come posso dire, di natura politica, nel senso che derivano dall'uscire da un contesto che ha una natura politica, perché l'Unione Europea alla fine è un'entità politica. Io voglio chiudere questo discorso, diciamo questo excursus su aspetti, non solo su, ovviamente non è che sia tutto qui, diciamo ci sarebbe tanto da parlare su questioni politologiche, però io mi fermerò qui. Però voglio mettere in evidenza una cosa che mi sembra trasparire dal dibattito che ho avuto modo di, diciamo dai vari contributi che ho avuto modo di vedere, e cioè che si pensa, e questa secondo me è un'illusione assoluta, che uscendo dall'euro si ritorni alla situazione preesistente dell'euro. Non, io non capisco su quali basi si possa pensare una cosa di questo genere. Così come forse qualcuno si illude che con quantitative easing si risolveranno i problemi delle economie nazionali, no, non sarà così. Al limite questo darà respiro a delle economie nazionali che comunque dovranno portare avanti tutta una serie di riforme per poter rimettere in sesto economie che hanno perso concorrenzialità come quelle italiane. L'unica cosa che si potrebbe, che si ricostituirebbe invece, si ritornerebbe davvero a una situazione precedente all'entrata nell'euro, sarebbe la del rapporto tra politica e spesa pubblica. Cioè, una volta che vengono meno i vincoli legati a patto di stabilità e a quella che ora viene chiamata la nuova governance economica, i vari governi, che non hanno mai brillato, non solo i nostri, per trasparenza e onestà, avrebbero fondamentalmente la possibilità di ritornare a utilizzare la spesa pubblica per fini che sono, sì, politici, ma della peggiore politica, peggiori aspetti della politica. Tant'è vero che una delle ragioni che non è stata citata, e insomma per ovvi motivi, visto che anche i limiti di tempo, dal collega Rossi, che ha portato paesi, soprattutto come l'Italia, a voler fortemente entrare nell'euro, è stata quella che veniva chiamata negli ambienti della Banca d'Italia il vincolo esterno. Quell'elite che faceva capo soprattutto a Ciampi, e che lavorava nella Banca d'Italia, negli ambienti legati alla Banca d'Italia, accortasi dell'impossibilità della politica italiana, del sistema politico italiano di riformarsi da solo, pensò, e lo dichiarò espressamente, che creando quello che si chiama un vincolo esterno, fate attenzione, questo termine italiano esiste nella letteratura internazionale, cioè c'è la differenza tra la traduzione inglese external constraint e il termine invece proprio vincolo esterno, perché viene inteso in questo senso, creare un vincolo esterno che ti impedisca di fare politica in certo senso, imponendoti di cambiare, riformando in questo modo, forzatamente, forse in modo antidemocratico, però diciamocelo sinceramente, la democrazia internazionale palesemente non funziona, quindi non vedo come possa portare a riformare se stessa. Chiuderei qui. Qui adesso lasciamo la parola al professor Beniamino Moro, che invece immagino ci farà un'analisi economica
sulla moneta unica, su quello che è successo prima, durante e dopo l'entrata in vigore. Cos'era, bisogno di questo? Questo? Quasi si stava sfasciando a livello europeo, quindi è intervenuta e ha fatto quella famosa promessa. La Banca Centrale Europea intende fare tutto il possibile per difendere l'euro e la politica monetaria unica, e aveva aggiunto e state attenti che può fare molto. Questa che sembra essere una frase generica per un monetario ai lavori, per gli addetti lavori aveva un significato preciso. Il significato era che la Banca Centrale Europea sarebbe comunque intervenuta nei mercati per impedire la disgregazione dell'Unione Monetaria Europea. E tutti hanno interpretato questo intervenire in maniera tale da porre un argine, una barriera alla deriva dei debiti pubblici, alla deriva degli sprechi che se ne stavano andando ognuno per proprio conto, e quindi un altro po' in quei termini e la disgregazione sarebbe stata portata. Però andiamo per ordine. Inizialmente voglio tornare allora agli anni, gli anni della lira. Gli anni della lira sono scritti da questa tabella, quest'unica tabella che voi vedete alla lavagna. Questa tabella riporta una serie di indicatori che vanno dal 1980 al 1995. E gli indicatori sono il rapporto debito-PIL, il rapporto deficit-PIL,
quindi l'inflazione e la crescita del PIL reale. Sono, direi, quattro indicatori, se non i più importanti in assoluto, tra gli indicatori macroeconomici più importanti di cui qualsiasi politica fiscale da parte del governo deve tenere conto. Nel 1980 il rapporto debito-PIL era al 56,86%, riferito al vincolo del trattato di Maastricht, che prevede che questo rapporto non sia superiore al 60%, possiamo dire che nell'80 noi eravamo dentro il parametro di Maastricht, anche per quanto riguarda il rapporto debito-PIL. Se andate a scorrere la colonna, la seconda colonna, appunto quella debito-PIL, è vero però che è un crescendo continuo, 56, 58, 63, 68, 74, 80, giù di lì, arrivata alla fine al 95, 94 siamo a 121, 84, 95, 121 e 55. Questo rapporto è più che raddoppiato, è aumentato esattamente tra l'80 e il 94 del 64,69 punti, che è una cosa folle, enorme. Nel giro di 15 anni il nostro debito pubblico in proporzione al PIL, quindi pesato rispetto al PIL, è più che raddoppiato, è aumentato per 60,69%. Ci deve essere un motivo per cui questo è avvenuto. La spiegazione del perché questo è avvenuto la trovate nella terza colonna, perché è descritto il rapporto deficit di PIL. E se controllate quella colonna, i valori più bassi che notate sono il primo, quello riferito al 1980, 6,97% del PIL, vuol dire, e poi quello del 94 e 95, gli ultimi due, che sono leggermente sotto il 10%. Tutti gli altri anni abbiamo rapporti deficit di PIL a due cifre che vanno tra il 10, l'11 e il 12%, da poco più alto nell'85, 12,38%. Ricordo a Massana, il contrattato di Maastricht, questo rapporto è stato fissato nel 3%. Quindi rispetto al vincolo del patto di stabilità, che lo indica nel 3%, noi siamo ben lontani. Rapporti di questa natura a due cifre, tra il 10 e il 12%, equivalevano a masse enormi di deficit da finanziare anno per anno. Come veniva finanziato questo deficit? Essenzialmente in due modi. O emettendo titoli pubblici, mettendo una così grande quantità di titoli pubblici, ovviamente bisognava renderli attrattivi al pubblico, per renderli attrattivi bisognava dare tassi di rendimento via via maggiori, quindi i tassi di interesse schizzano, se ne vanno alle stelle. Quando arriviamo alla crisi finanziaria del 92, di cui parlerò tra breve, i tassi si sono anche al 18-19%, parlo dei tassi sul decennale, L'altra modalità di finanziare il deficit era quello di monetizzare il deficit, cioè di chiedere alla Banca d'Italia, alla nostra banca centrale, o di avere un prestito, un finanziamento, oppure in modo indiretto era quello di costringere la Banca d'Italia a comprarsi titoli che nel mercato non venivano venduti. Una situazione insostenibile, una situazione che andrebbe per tornare al discorso Guidico, in cui non c'era questo vincolo esterno e quindi si poteva fare quello che si voleva. Quello che si voleva significava che il deficit non aveva nessun vincolo. Va bene? Anticipo un passaggio che farò tra breve. Il vincolo esterno quindi si giustifica per impedire che ritorni una situazione del genere, perché in una situazione in cui non c'è vincolo si va a parare e a sbattere contro un muro. Il muro è la crisi finanziaria del 92. Prima di arrivare alla crisi finanziaria, nella terza colonna potete notare che l'inflazione, perché se io finanzio il deficit
con la monetizzazione del debito, la parte che finanzia con l'emissione di titoli mi fa aumentare i tassi di interesse che se ne erano da questo. La parte che finanzia con la monetizzazione mi aumenta l'inflazione, e a sua volta se ne è andata alle stelle. Guardate, nell'80 era il 21,80%, il 19, 16, 14 e 10, insomma, perché un'inflazione al 20% è lì che sfugge di mano, e allora si cerca in tutti i modi di controllarla un pochino, almeno per non farla aumentare ancora. Ma capite bene che questa era una situazione malata, molto malata, che non poteva durare nel tempo. La crisi è arrivata nel 1992. La crisi arriva nel 92, sono due o tre passaggi velocissimi che vi faccio per capire che cosa è avvenuto nel 92. Siccome tutti si rendevano conto che la situazione era insostenibile, siamo con il governo Amato. Il governo Amato pensa di fare una manovra abbastanza corposa per quel periodo, di 30.000 miliardi, per dare un segnale che, rispetto a tutto quel deficit, un segnale di piccolo, piccolo, non rientro, ma insomma di riduzione, quanto meno di riduzione. La fanno il 10 luglio del 92. A quella manovra era annesso anche un provvedimento che nessuno più ha dimenticato, perché la manovra conteneva anche una patrimoniale del 6% sui conti correnti bancari e postali. A tutti i conti correnti, a tutti i conti correnti è stato prelevato il 6 per 1000 delle somme depositate, così, da una notte all'altra, senza che naturalmente nessuno potesse fare alcun tempo. Il governo sperava che in questo modo riuscisse a tamponare la crisi, anzi era del tutto insufficiente con la manovra per tamponare la crisi. La crisi quando scoppia? Beh, scoppia 3 mesi dopo. Scoppia il 4 settembre, quando il tasso del cambio viene attaccato, ma attaccato alla grande, da Soros, è uno che si è fatto ricco tra le persone più ricche del mondo, con la manovra contro la lira e contro la sterlina del 92. Inizialmente la lira e la sterlina furono attaccate contemporaneamente. La Banca d'Italia tentò di difendere la lira. Questa difesa è durata due giorni. Questi due giorni ha sprecato, nel senso che ha utilizzato, qualcosa come 48 miliardi di dollari di riserve. Quindi nel tentativo di difendere il tasso del cambio, la Banca d'Italia si è sacrificata in due giorni sono 4 e 5 di settembre, ha sprecato, ha utilizzato questi 48 miliardi di dollari. La manovra non è riuscita, anzi, i mercati hanno interpretato il tutto, mi permetto, la Banca Centrale, come l'ultimo respiro, cioè come a dire, questo intervento così massiccio della Banca Centrale spera di tamponare una situazione che in realtà è una crisi non tamponabile in questo modo, e quindi ci si è buttati ancora di più a capofitto a vendere le lire e comprare marchi e comprare dollari. Quindi la situazione è diventata insostenibile. Il terzo giorno si è dovuto dichiarare la inconvertibilità della lira, e questo significava l'uscita della lira dallo SMEF. Immediatamente quel giorno, sono 3 giorni dopo lo scoppio della prima crisi, il tasso del cambio, prima di uscire ci fu la svalutazione del tasso del cambio con un riallineamento della parità centrale del 7% di svalutazione della lira e altrettanto del 7% di rivalutazione del marco, quindi il rapporto riallineato del 14%. Si sperava che in quel modo si riuscisse a salvare la baracca. Al passante dico che la Banca d'Inghilterra, che subiva lo stesso attacco identico a quello della nostra lira, aveva portato il tasso di sconto al 60% nel tentativo di salvarsi. Anche quello è un tentativo effimero, che però qualche giorno poi dovrete dare forfè. Il cambio passò da 650 a 765,5 del 14% in più, cioè la parità centrale, ma non fu difendibile perché successe subito quello che avevo appena detto. Quindi la decisione è di uscire dallo SME. Si uscì dallo SME, il tasso del cambio se ne vola subito,
a 1200 lire per narco, quando 4 giorni prima la parità con narco era di 650 lire per narco, quindi quasi raddoppiato, una valutazione all'incirca del 100%. Il 10 luglio, quindi qualche giorno dopo, il governo NATO fa una seconda manovra. Potete immaginare che condizioni di drammaticità eccezionale. C'era una paura che lo Stato stava per fallire. No? E allora NATO fece quest'ultimo tentativo di salvare la situazione, fece la famosa manovra. Siamo al 13 settembre del 92, la famosa manovra di 93 mila miliardi di lire. Sommando le due manovre, in termini di rapporto rispetto al PIL, è del 7,8%. Per avere un corrispondente attuale, no? Così ci rendiamo conto di che cosa vuol dire il 7,8%, la somma di quelle due manovre, se fate il 7,8% del PIL nostro attuale, voi avete all'incirca sui 120-130 miliardi di euro. Quindi in termini di incidenza, di impatto sull'economia, è l'equivalente di una manovra che oggi avrebbe come misura 120-130 miliardi. Tenete presente delle difficoltà del governo Renzi a recuperare qui 2-3 miliardi, qualche cosetta per recuperare da un puntino da una parte o dall'altra, figuratevi se i soldi da reperire fossero 120 miliardi di euro attuali. Ecco, la storia della prima parte finisce qui, finisce con il default che è stato evitato, quindi questo buono risultato che si è potuto conseguire è che il default non c'è stato. L'Italia si è salvata, ma lo spavento preso è stato molto molto grosso, ma veramente molto grosso, per cui la storia, la seconda parte della storia è raccontata in questa seconda tabella, ciò che succede dal 1996 al 2008, 2013, quindi una riga. 96, 97 e 98 sono i tre anni di convergenza verso il debito. Il discorso che naturalmente fanno tutti i politici, da destra a sinistra passando per il centro, è che bisogna dare all'Italia un vincolo esterno. Ecco, torniamo a questo. Perché l'Italia da sola non regge e non è in grado di avere un minimo di autogoverno dell'economia in cui si renda conto che non si può stampare moneta credendo che stampando moneta si fa crescere il debito, si fa crescere il benessere di carattere generale. In quel momento, in quella crisi, si è realizzato che stampare moneta e fare deficit e stampare nuovi titoli si può avere dritti dritti a sbattere nel fallimento dell'intero paese. Allora, lì sorge questa idea di ancorare a un vincolo esterno la nostra economia in maniera che non ci si ritrovi più in una situazione analoga a quella. E quale allora migliore strumento o occasione non si presenta all'Italia se non quella che nel 92 era entrato in funzione il Trattato di Maastricht, e quello prevedeva la conclusione della fase preparatoria per la costituzione dell'Unione Monetaria Europea sino al 1998. Nel 98 si sarebbe deciso chi entrava e chi non entrava, si sarebbe deciso in base ai dati del 97, quindi in questa tabella voi avete i dati che cominciano dal 96, 97 e così via. Il 96 è, diciamo così, un anno neutrale in cui c'è la sensazione che bisogna fare qualcosa, l'aspirazione a entrare nell'Unione Monetaria sin dalla sua prima Costituzione. Però ci si rende conto che nel 96 noi abbiamo ancora un rapporto deficit di PIL del 7% e il rapporto richiesto per entrare nell'Unione Monetaria era massimo del 3%,
dal 7%, 7% scendere al 3% in un anno era una cosa veramente impegnativa, non voglio dire folle, ma molto molto impegnativa. E qui dobbiamo dare atto a un altro presidente che era Prodi, che Prodi e in quel momento si puntò, cioè pensò che l'Italia ce l'avrebbe fatta. La verità fece un'altra mossettina poco onorevole, prima fece la mossa di andare dagli spagnoli, che avevano lo stesso nostro problema, e dire: sentite, perché non chiediamo agli altri partner lo slittamento di qualche anno della costituzione dell'Unione Monetaria, così noi nel frattempo ci mettiamo a posto tutti e due e entriamo anche noi per primi nella prima costituzione dell'Unione Monetaria. La risposta del premier spagnolo gelò Prodi e gelò questa richiesta, questa domanda, perché la risposta fu: non ci interessa. Questo che ci chiedi non ci interessa, perché noi siamo determinati a entrare con la prima costituzione dell'Unione Europea con le nostre forze, non abbiamo bisogno di slittamenti. A quel punto l'Italia era rimasta isolata. Rimasta isolata. Se avesse chiesto uno slittamento, la risposta sarebbe stata no, e tutto finito lì. E allora l'aspetto positivo invece del governatore di Prodi si era con lì. E a questo punto dobbiamo fare di tutto anche noi per entrare nel 1998 con la prima costituzione dell'Unione Monetaria Europea. E qui ci sono altri articoli che si potrebbero raccontare. Per scendere dal 7% di deficit al 2,74, che vedete, 7% nel 1996, 2,74 nel 1997, ci vuole una bella manovra. Fece una bella manovra, in quel periodo si susseguirono le manovre una dietro l'altra, e all'atere delle manovre, se vi ricordate, fu chiesto anche, perché mancava un ultimo passettino da fare, lui era riuscito a ridurre il deficit dal 7 al 3,5-3,6, non eravamo ancora dentro il 3, ci chiese il famoso obolo per l'Europa, 100.000 lire a testa, a persona, ve lo ricordate, 100.000 lire a persona per sfondare verso il basso, il tetto del 3%, scendere sotto il 3% e entrare in Europa. Ecco, questo per dire che ce l'abbiamo messa davvero tutta per entrare nell'Unione Europea. E che ricompensa abbiamo avuto? Siamo entrati nell'Unione Europea. La ricompensa la vediamo in questo grafico. Guardate questo grafico. E questo grafico rappresenta i rendimenti dei titoli decennali nei vari paesi. La situazione italiana è descritta, vediamo se mi dà l'altro microfono. Sì, ok. La situazione italiana è descritta da questo colore qui. Bene, quindi questa è l'Italia. E qui siamo nel 1900, primi del 95. Questo è il sesto mese del 95, quindi siamo tra fine 94 e inizio del 95. I tassi italiani, guardate, questo corrisponde al 14% circa. Se togliete questa fase in cui erano diminuiti, che è la fase tra il 93 e il 94, i tassi al 14% erano tra quelli più bassi, perché negli anni precedenti, se torniamo ancora indietro, i tassi avevano raggiunto, come vi ho detto prima, 18%, 19%. Io personalmente avevo comprato tutto e che mi avevano reso il 18%, non era nome, mi sembrava una pacchia, che più pacca di così non si poteva trovare, salvo naturalmente questo è il comportamento freeride, come si dice, no? Cioè a livello privato è una pacca, ma per lo Stato è il fallimento, è una situazione del genere. Guardate come gli anni della convergenza, che sono essenzialmente il 96 e 97, sono questi anni qui, e tutti i paesi convergono. Questa è la Grecia, anche la Grecia. La Grecia, sapete, guardate, partiva dal 25%, tasso di rendimento al 25%, tasso sperimentale. La Grecia nessuno la voleva, infatti non è entrata nel primo gruppo, è entrata qualche anno dopo qui, è entrata nel 2000, dopo il 2000.
nell'unione monetaria, però anche la Grecia, guardate che convergenza che ha fatto, una convergenza bestiale, dal 25%, qui siamo al 5%, e una volta ridotti al 5%, i tassi oscillano tra il 5 qualche cosetta meno del 5, qui siamo al 4 grosso modo, quindi tra il 4 e il 5%, per tutto il decennio, il primo decennio degli anni 2000, fino ad arrivare qui, c'è un primo, come dire, divaricazione, ma molto contenuta, con la crisi finanziaria che scoppia negli Stati Uniti, no? 2008 in particolare, e si comincia con un minimo di divaricazione, poi la bomba atomica sui mercati finanziari, intendo dire, avviene nel 2010, perché nel 2010 la Grecia, candidamente il nuovo governo, dichiara che il governo precedente, no, come si fa in Italia, naturalmente, se c'è un cambio tra la destra e la sinistra, il nuovo dice tutto il male possibile del governo precedente, la stessa cosa in Grecia, quindi il nuovo governo dice che il governo precedente aveva stimato il rapporto di deficit PIL nel 7% in realtà era del 14,7%. Questa era una pubblica confessione da parte di un governo di uno dei paesi dell'Unione Monetaria che confessava candidamente che truccavano i conti. Il sospetto che i conti venissero truccati, anche per entrare in Italia, rimane tuttora, anche l'Italia, qualche trucchettino Prodi l'aveva fatto a suo tempo per far figurare il 3%. Ma una cosa è dirla tra di noi, no? E riconoscere che più o meno questo è plausibile che è stato fatto. Altra cosa è che lo dica il governo in maniera pubblica. Questo annuncio fece l'effetto di una bomba atomica nei mercati finanziari e lo spread vedete, della Grecia, questo qui, questo in verde, parte in picchiata qui, nel giro di pochi mesi se ne sale alle stelle. Qui siamo a livelli, vedete, di 2.500-1.400 punti rispetto al rendimento dei titoli tedeschi. Passo velocemente all'ultima fase dell'esposizione, spero che 5 minuti di poter leggere, 5 minuti e così scrivo bene. Nella fase di passaggio mi soffermo un attimino sulla crisi, questo è il grafico che ci rappresenta la crisi. Il grafico rappresenta i saldi del sistema dei pagamenti che si chiama Target 2, è il sistema dei pagamenti utilizzato dalla Banca Centrale Europea, dalle banche centrali nazionali, per regolare tutti i rapporti di pagamento che intervengono all'interno dei paesi dell'Unione Europea, tra un qualsiasi paese, non solo tra paesi, ma tra soggetti, quindi tra un'impresa italiana con un'impresa tedesca e così via. Il passaggio del denaro avviene sempre che attraverso una banca, io sono un qualsiasi cliente, importo oppure esporto, se devo pagare uso la mia banca e do l'ordine di pagare a un corrispondente fornitore tedesco, poniamo, io pago, la mia banca addebita il mio conto e poi la banca si rivolge alla Banca d'Italia che a sua volta addebita il costo alla banca, la mia banca, poniamo Banca Nazionale del Lavoro, e poi si fa accreditare il corrispondente pagamento sul conto della Banca Centrale Europea, che figura come un debito dell'intero sistema. Questo va a finire poi in attivo della Banca Centrale, della Bundesbank, che a sua volta passa il credito alla banca dove c'è il conto il cliente che alla fine incassa i soldi. In questo modo il risultato finale che cos'è? Che la Banca Centrale Italiana resta con un debito che è un saldo di questo sistema Target 2 negativo in più, aumenta cioè il saldo negativo, mentre la Bundesbank gli aumenta il saldo positivo. In pratica la somma totale di tutti questi saldi si configura come l'equivalente della situazione delle bilance delle partite correnti all'interno dei paesi dell'Eurozona. E
Il fatto che qui il saldo positivo, questa è la Germania col saldo positivo, guardate di quanto sale, comincia a salire con i primi anni di crisi e sale, il culmine della crisi è nel 2012. Questo è quando parla Draghi, il famoso discorso che ho detto prima di Draghi, che dice state attenti che la Banca Centrale Europea vuole intervenire, sarà in grado di intervenire, farà tutto il possibile per evitare questa ulteriore frammentazione dei mercati. Mentre queste verso il basso sono saldi negativi, questa è la Spagna e questa è l'Italia, gli altri paesi oscillano di meno. In ogni caso la cosa importante che voglio farvi rilevare è che qui si colloca il discorso di Draghi in questo momento. Appena Draghi fa il suo discorso, guardate come questi saldi target 2 tornano nuovamente a convergere, quelli positivi in Germania tendono a diminuire, quelli negativi, in particolare Spagna e Italia, tendono a risalire, cioè a diminuire in negatività, e quindi a instaurarsi nuovamente una convergenza verso lo zero, perché quando il sistema funziona perfettamente, funziona bene, questi saldi si autoregolano giorno per giorno, non rimangono saldi negativi per alcuni paesi, saldi positivi per altri paesi, ma il flusso delle merci che si muove è autoriequilibrante sia all'interno dei paesi. Ci siamo? L'ultimo grafico, con questo chiudo, torniamo ai rendimenti dei titoli decennali. Per vedere la fase finale, tutta questa montagna è la fase della crisi, no? Nella fase della crisi cosa sono successi agli spread? Questo è lo spread della Grecia, questo è lo spread del Portogallo, e qui lo spread, questo è lo spread dell'Irlanda, quello dell'Italia è questo in rosso, no? Oscillato un po' meno, però è stato sufficiente per spaventarci per la seconda volta, spaventarci molto. Ricordo dicembre 2011, lo spavento che avevano preso tutti, a cominciare dal Presidente della Repubblica Napolitano, che aveva già preparato il giro di boa con Mario Monti, con il governo non eletto, che oggi viene rifacciato, il primo governo non eletto di Mario Monti. E Mario Monti naturalmente aveva un impatto prioritario in assoluto risolvere questa situazione, e fece la famosa manovra che fece per salvare questa situazione. Ma in realtà l'effetto di convergenza, questo nuovo effetto di convergenza, non è dovuto ai provvedimenti presi dal nostro governo, quindi certamente quelli hanno aiutato un po', ma se voi ricordate, nonostante il primo provvedimento c'era stata una riduzione, quella la vediamo qui, una riduzione dello spread dopo appena entrato in vigore il primo provvedimento di Mario Monti, ma poi lo spread ha ripreso a salire. Invece l'effetto principale che ha fatto riprendere la convergenza a tutti gli spread è stato il discorso, questo è il discorso, questo punto, il punto in cui c'è il discorso di Mario Draghi, sto dicendo bene, che ha nuovamente indirizzato verso la situazione di normalità. Così quindi due osservazioni proprio brevissime di 30 secondi e minuto per arrivare all'attualità ultima, quindi a ieri, le decisioni della Banca Centrale Europea con il quantitative easing ieri, quella dichiarazione che vi ho detto prima, in realtà l'hanno interpretata proprio come una promessa di intervento del quantitative easing. Questa parola in Italia non era nota. Io qualche volta negli articoli di giornale che scrivevo avevo bisogno di dire quantitative, me ne sono guardato bene, non l'ho mai utilizzato perché sono stato incomprensibile. Quando poi tutti gli altri giornali l'hanno utilizzata, l'ho utilizzata anch'io, perché adesso è di diffusione comune, tutti sanno che cos'è il quantitative easing. La promessa cioè che la Banca Centrale Europea torna a essere la vera istituzione europea. Pensateci un attimo, l'unica vera istituzione europea che noi abbiamo è la Banca Centrale Europea. Intendo come istituzione europea una istituzione che non dipende dai singoli stati nazionali, una istituzione cioè che ha l'autonomia di decidere per conto suo. Io non voglio esagerare, so benissimo che
Mario Draghi deve tenere conto del parere della Bundesbank, del parere del governatore della banca austriaca, del governatore della banca olandese e così via. Però diciamo pure, diamo gli atto della sua bravura politica, è riuscito a mettere d'accordo tutti e ha realizzato questa operazione di ieri, che è sicuramente il coronamento di questo che voi vedete in questo grafico, cioè il coronamento del ritorno verso la convergenza degli spread, il che presuppone che si è tornati verso una nuova forma di socializzazione del rischio. Questa è l'essenza di quello che sta succedendo, e cioè l'accettare che, in parte almeno, perché i tedeschi ancora del tutto non hanno accettato, e penso che passerà tempo prima che accettino la totale socializzazione del rischio. Totale socializzazione del rischio vuol dire Eurobond, no? Si mettono titoli europei di cui i responsabili sono tutti i paesi indistintamente, e l'hanno bocciato, quindi non è andata avanti l'iniziativa. Il quantitative easing è una forma indiretta, l'effetto è lo stesso degli Eurobond, e quindi la Germania è stata contraria sino a ieri, perché ieri la Bundesbank ha votato contro, quindi se fosse per la Germania non sarebbe stato fatto. Draghi è stato bravo perché ha diviso in parte un po', l'ha socializzato al 20%, per l'80% l'ha lasciato invece in carico alle singole banche centrali nazionali. Qui sarà molto, sarà poco, non lo so, dipende dai punti di vista. Secondo me è già molto, è già molto. Perché se le cose funzionano, e mi auguro che funzionino bene, quel 20% potrà diventare in futuro il 40%, e poi il 60%, e poi quando la situazione è più tranquilla, è tornata adesso una situazione serena, potrà davvero diventare il 100%. Quando sarà tornato al 100%, noi saremo tornati a questa situazione qui. Questa situazione, ecco, questi anni qui, erano gli anni d'oro dell'euro. Ecco, questa spiega, stavo per dire, il mio entusiasmo, ma al posto di entusiasmo dico la mia convinzione professionale da economista, che tornare a una situazione del genere dell'euro è la soluzione migliore. In 10 secondi voglio dire una cosa che mi è sfuggita, e cioè sapete il vantaggio, perché si discute dei vantaggi, no? Uno, l'hai detto tu, il vantaggio di girare per l'Europa con una sola moneta, non dover cambiare moneta. Ma quello è il minimo, quello è il minimo dei vantaggi. Pensate invece che nella slide di l'altra che vi ho fatto vedere, in questa slide, se voi confrontate il valore del 14%, che era questo, nel 95, con il valore che parte da qui in poi, il 5%, 14,5 sono 9 punti di differenza. 9 punti di differenza, fate il calcolo su 1000 miliardi, sono 90 miliardi. 90 miliardi, ho capito, sono 2000, facciamolo solo per 1000, perché allora diciamo ancora 2000 non c'era, siamo arrivati adesso, quindi facciamolo solo per 1000 miliardi, sono 90 miliardi all'anno, in 10 anni sono 900 miliardi, in 12 anni, 13 anni che è durata questa situazione d'oro, siamo a oltre dell'ordine di 1000 miliardi, 100, 1200 miliardi, ecco, questo è il vantaggio. L'ho scritto nell'articolo di oggi, faccio pubblicità all'editoriale di oggi sull'Unione Sarda, c'è scritto questo. Questo è il vantaggio offerto dalla nostra partecipazione all'euro, in aggiunta, non è solo in aggiunta agli altri vantaggi che sono stati posti in evidenza, il fatto che noi circoliamo tranquillamente dentro il paese, in aggiunta al fatto che sono stato in Cina l'anno scorso, in Cina poteva pagare in euro, ben accetti, non c'era nessun problema, non ha avuto nessuna esigenza di cambiare soldi in moneta locale, perché l'euro è una moneta settata. Termino, veramente termino. Mi scuso se ho rivoltato un po'. Grazie. Ora lascio la parola a Luca Cancelliere della Associazione ASSE, che farà, io immagino, un discorso abbastanza diverso, soprattutto sui vantaggi della moneta. Buonasera a tutti. Allora, chiaramente qui la discussione comincia a prendere tutt'altra piega con me e con Giacomo Braci, che parlerà dopo di me.
Diciamo che, come tutti noi, l'interesse verso la materia economica negli ultimi 6-7 anni, cioè a partire dalla crisi dei mutui subprime, che poi si è portata dietro tutta l'evoluzione successiva, è cresciuta notevolmente. Io stesso non nascondo che fino a 6-7 anni fa orientavo i miei interessi su campi diversi da quello economico. Io per formazione mi occupo di lavoro, di previdenza sociale, sono un ex funzionario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attualmente un dirigente dell'INPS e in precedenza della soppressa INPDAP, e quindi quello è il mio tema, che pure mi portava ad avere un angolo visuale particolarmente importante anche ai fini della finanza pubblica, perché non dimentichiamo ad esempio che l'ente di previdenza ha un bilancio di 360 miliardi a fronte di un bilancio di 800 miliardi delle amministrazioni statali e di altri 600 miliardi delle amministrazioni regionali e locali. E questo angolo visuale mi ha portato anche a maturare una coscienza critica, se vogliamo, perché chiaramente da alcuni anni la spesa pubblica e in particolare il pubblico impiego sono nel mirino, se vogliamo, di una determinata corrente di pensiero. Ma poi vai a scoprire, ad esempio, che un ente previdenziale come l'INPS, che è un caso limite in Europa, no? Perché è l'unico ente previdenziale d'Europa che raggruppa tutti i comparti pubblici, privati, eccetera, funziona con 30.000 dipendenti, per esempio, no? Mentre i nostri virtuosi vicini tedeschi, per far funzionare la loro previdenza, hanno una svariata serie di enti pubblici che funziona con 65.000 dipendenti. I nostri vicini francesi addirittura fanno funzionare la previdenza con 120.000 dipendenti, quindi noi siamo 4 volte, se mi si consente, più efficienti dei nostri vicini francesi. Questo vorrà pur dire qualcosa. Un recente, per esempio, una recente ricerca dell'Eurispes ha evidenziato, per esempio, sempre parlando di falsi miti contrapposti alla verità statistica, che è totalmente opposta a quella che ci viene propagata dal mainstream mediatico. Ad esempio, in Italia la quota dei dipendenti pubblici, secondo me, è più alta o più bassa che in Francia, in Germania o in Inghilterra o nel Regno Unito. A fronte di un 9,2 e di un 9,4 della popolazione in Francia e nel Regno Unito, in Italia è del 5,8, per esempio. E così via, e così via. Anche il fatto che i sostenitori dell'euroscetticismo siano persone o comunque figure non adeguatamente preparate, oppure che non ci sia nella corrente degli studi economici un segno, una critica nei confronti dell'Unione Valutaria, dell'Unione Monetaria Europea, è totalmente smentito da una rapida disamina di quella che è la panoramica degli studi scientifici e economici internazionali. A partire dagli anni 70, ci sono stati ben 7 premi Nobel, 7, e qui ne cito i nomi: Robert Mandel, Milton Friedman, James Mirrlees, Amartya Sen, Stiglitz, Krugman, Tissarides, quindi tra l'altro economisti di indirizzo sia monetarista che neomonetarista, keynesiani, post-keynesiani, quindi di varia e della più opposta, diciamo così, estrazione, che hanno bocciato da 40 anni ormai l'ipotesi di una unione monetaria europea, oppure che hanno constatato il fallimento di questa unione monetaria, perché le premesse scientifiche, politiche ed economiche di questa unione monetaria erano necessariamente indirizzate nel senso di un fallimento. E questo non solamente sulla scorta della teoria delle aree valutarie regionali di Robert Mandel,
che già dal 1960, Robert Mantel è morto nel 2002, però ha studiato il problema delle aree valutarie ottimali sin dal 1961. In pratica, che cosa dice la teoria delle aree valutarie ottimali? La teoria delle aree valutarie ottimali dice che un'unione monetaria o comunque un regime di cambio fisso che ai fini pratici è la medesima cosa, cioè avere una moneta unica in una determinata area, o avere piuttosto due monete diverse ma vincolate da un regime di cambio fisso, produce comunque un'unione valutaria. Laddove questa unione valutaria vada a collocarsi in un'area dove esistono diverse economie che per parametri macroeconomici, per possibile mobilità dei fattori produttivi non costituiscono un'area omogenea, necessariamente porta ad una crisi che è una crisi sostanzialmente di bilancia dei pagamenti, cioè porta all'esplosione di questa area valutaria a seguito del prodursi di fenomeni di saldo della bilancia dei pagamenti svantaggioso per i paesi della periferia di questa unione monetaria. Fenomeno che parte dagli studi di Mandel e anche sulla scorta degli studi di Minsky, di Ivan Minsky, altro celeberrimo economista, sulla teoria del ciclo economico, è stata poi sviluppata in particolare da un economista argentino, Roberto Frenkel, che insieme a Rapetti, un altro economista, ha sviluppato la teoria cosiddetta del ciclo di Frenkel. Il ciclo di Frenkel è una teoria economica che si basa non su elucubrazioni astratte, ma sullo studio di una decina di casi sviluppatisi tra il 1982 e il 2012 di unioni monetarie o unioni valutarie, sia nel senso di una valuta unica imposta a un'area valutaria non omogenea, sia nel senso di cambi fissi, caso classico Frenkel è argentino, quindi fa riferimento chiaramente al caso della parità peso-dollaro 1-1 stabilita dallo sciagurato governo di Menem, se vi ricordate, la crisi dell'Argentina. Ecco, in tutti questi casi praticamente si sviluppa un processo in sei tappe che fondamentalmente, rinunciando all'interno dell'area economica alla valvola di sfogo costituita dal tasso di cambio e quindi dall'aggiustamento economico naturale tramite il meccanismo delle svalutazioni o delle rivalutazioni, anche qui c'è tutta una letteratura sull'Italietta che faceva le svalutazioni con la diretta, cosa che non ha approccio moralistico, che non ha alcun valore dal punto di vista scientifico, perché la svalutazione o la rivalutazione di una moneta non è né una decisione, diciamo così, discrezionale, ma è necessariamente una decisione vincolata dall'andamento della bilancia dei pagamenti, e non ha soprattutto nessun valore morale o etico, è semplicemente la presa d'atto che due economie viaggiano a velocità diversa, o meglio che le importazioni e le esportazioni di un'economia praticamente modificano di segno, e quindi chiaramente se io compro troppe BMW, importo troppo auto della Germania, necessariamente il marco tedesco si apprezzerà, rivaluterà, non è la via che svaluta, è il marco che rivaluta, e quindi in un'economia di mercato, perché si invoca tanto l'economia di mercato, ma poi quando si va a voler, diciamo così, far sì che questa abbia una sua naturale evoluzione nel mercato dei cambi, si rifiuta che questo avvenga, scaricando la flessibilità dove? Sui salari. E qui insorge l'altro problema. La crisi dell'Europa degli ultimi 30 anni è anche una crisi di distribuzione del reddito, perché chiaramente a partire dal 1980 vi è stata una progressiva compressione dei salari che sono cresciuti in misura infinitamente inferiore rispetto alla crescita della produttività, cioè vi è stata una redistribuzione del reddito in senso negativo a
a disfavore del lavoro salariato e a favore invece del capitale, ma non del capitale industriale, del capitale finanziario, questa è la cosa più grave. E in questo senso vanno le scelte del vincolo esterno. Allora, Giuseppe Guarino, che è un grande giurista che molti di voi conosceranno, in una bellissima prolusione avvenuta a Roma un paio d'anni fa, ci ha ricordato come l'Italia, l'Italia della ricostruzione, l'Italia della Costituzione, l'Italia dei quelli che gli economisti chiamano i 30 anni gloriosi, quelli dal 45 al 75, sia stata il primo paese al mondo per crescita economica, un paese che da una condizione di sottoindustrializzazione è arrivato ad essere la quinta potenza economica mondiale per PIL. Allora, noi abbiamo deciso di abbandonare quello e ci siamo gettati con il progetto fallimentare dell'Unione Europea in una situazione di crisi e di recessione settennale ormai, a parte pochi intervalli in cui ci sono stati dei trimestri di crescita. Voi sapete che si parla di recessione quando per almeno due trimestri c'è una crescita negativa. Qui siamo da 7 anni ormai con prospettive di ripresa praticamente nulle e praticamente quello è quello che abbiamo lasciato e quello che invece abbiamo è sotto purtroppo i nostri occhi ed è un piano inclinato, una situazione che necessariamente va in quella direzione. Allora, la crescita del debito pubblico negli anni 80 che è stata sopra prospettata, attenzione, non bisogna spiegare per quale motivo è avvenuta per una scelta criminale fatta all'epoca dall'allora ministro del tesoro Beniamino Andreatta con il proposito del vincolo esterno, cioè il vincolo esterno è proprio quello che ci ha fottuto, cari ragazzi, perché il vincolo esterno, l'idea che il finanziamento della spesa pubblica non dovesse avvenire più come era fino al 1981 mediante il sistema cosiddetto di repressione finanziaria, vale a dire era la Banca d'Italia appunto a far sì che la Banca d'Italia doveva acquistare necessariamente dal tesoro i titoli di Stato invenduti ad un tasso di interesse bassissimo, inferiore all'inflazione. Questo rendeva possibile all'Italia di avere un rapporto debito-PIL per l'appunto nel 1981 pari al 56%. E non solo, gli italiani, il solito luogo comune, il governo italiano, spendaccione, no? Allora, nel 1981 l'Italia aveva un rapporto tra spesa pubblica e PIL pari al 41,1%. Rapporto debito-PIL è una cosa, il rapporto tra spesa pubblica e PIL è un altro parametro, pari al 41,1% contro il 41,2% della Germania. Eravamo meglio dei tedeschi, eravamo più, come dire, risparmiosi dei tedeschi. E per non parlare degli altri paesi, i paesi scandinavi o la Francia, la Gran Bretagna, che addirittura si attestavano intorno al 50% del PIL, avevano una spesa pubblica pari al 50% del PIL, cioè eravamo uno dei paesi più virtuosi d'Europa. L'inflazione non c'entra niente con la spesa pubblica, perché per i primi 30 anni dopo la guerra mondiale, dal 45 al 75, è stata molto bassa e la fiammata inflazionistica sviluppatasi dal 73 all'81 è stata dovuta unicamente al ben noto shock petrolifero della guerra di cui proprio la spesa pubblica non c'entra niente, anche perché era bassa, era al 56%, quindi sfatiamo anche questo mito, va bene? E quindi è stato proprio il vincolo esterno a far sì che il nostro debito pubblico, il rapporto al PIL, crescesse dal 56,86 del 1980 al 105 del 1992. Per quanto riguarda la famosa svalutazione del settembre 1992, essa deriva un'altra volta ancora dal vincolo esterno, perché cari miei, nel 1979 noi eravamo entrati nello SME con la banda larga del 6%, nel 1989 decidono il governo italiano decide inopinatamente di portarci nella banda stretta dello SME con oscillazione al 2,5%, quindi da un'oscillazione del 6% si passa a un'oscillazione del 2,5%, praticamente una situazione di cambio fisso, va bene? O quasi. Quasi un cambio fisso. Allora, guarda caso,
in breve tempo si scarica sulla bilancia dei pagamenti una crisi che porta praticamente a un effetto ciclo di Frenkel, cioè una afflusso di capitali dal paese del centro, tra virgolette, al paese della periferia, un sviluppo, una fiammata inflazionistica, una crisi della finanza privata, perché ribadisco, uno dei dogmi della, che tanto io sono come l'uomo che sta seduto sulla riva del fiume, no? Aspetto e poi vedete che per esempio si arriva poi a dire che praticamente le politiche di austerità erano una puttanata, perché in pratica la politica del quantitative easing della Banca Centrale Europea questo confessa dopo anni di politiche nella direzione sbagliata, che le politiche di austerità erano sbagliate, e lo confessa dopo che per 30 anni numerosi economisti l'avevano detto, dopo che anche nel 2012 tre studiosi italiani del Fondo Monetario Internazionale, Battini, Callegari e Merina, avevano detto l'austerità peggiora il rapporto debito-PIL, ed è naturale, ed è ovvio, perché nel momento in cui io taglio la spesa pubblica sto intervenendo sul suo moltiplicatore, e quindi praticamente per ogni euro di spesa pubblica tagliata io praticamente, siccome il moltiplicatore è superiore a 1, abbatto il PIL in misura superiore ad 1, no? E quindi caso classico governo Monti, uno dei governi più disastrosi della nostra storia unitaria, praticamente, o repubblicana, diciamo, della nostra storia repubblicana. Tagli di spesa indiscriminati, alla fine dal 120 il rapporto debito-PIL passa al 127% tagliando la spesa. Battini, Callegari e Merina, ricercatori del Fondo Monetario Internazionale, ci certificano che Monti ha condotto una politica scellerata, va bene? Ma prima ancora di loro, il dogma dell'austerità che porterebbe alla crescita era stato propagandato da Rogoff e Ryan, su cui sono basati tutti gli studi ben noti. Già dal 2012 Erdogan, Ash e Pollin dell'Università di Massachusetts avevano evidenziato come gli studi di Rogoff e Ryan si basavano su calcoli econometrici sbagliati. Quindi la migliore scienza economica internazionale è intervenuta più volte a dire che le politiche tanto monetarie quanto di bilancio dell'Unione Europea erano scientificamente sbagliate, oltre che noi purtroppo lo viviamo sulla nostra pelle, sbagliate dal punto di vista di risultati concreti, perché sta crescendo la disoccupazione, sta crescendo il debito pubblico. Sta crescendo il debito pubblico, attenzione, ma in regime di avanzo primario, cioè noi praticamente per tutti gli anni 80 abbiamo tenuto la spesa pubblica bloccata perché non cresceva più. Dal 92 in poi praticamente siamo andati addirittura a tagliare, cioè abbiamo più entrate al netto degli interessi di quanto siano le spese, e nonostante ciò cresce perché c'è una politica economica sbagliata. Ma queste sono tutte cose che per l'appunto verranno fuori, insomma, come è venuta fuori ora con questa storia del quantitative easing, che si parla di 1900 miliardi che praticamente dovranno essere a rate, diciamo, mensili di 60 miliardi buttate nel mercato dei titoli di Stato, peraltro coperte all'80% dalle banche nazionali. Ma lo sapete una cosa? Questa è una misura che peggiorerà la situazione economica in regime di cambi fissi. Allora, fare una politica di quantitative easing in regime di cambi fissi porterà al peggioramento della situazione economica. Molti pensano che i governi europei o comunque la Banca Centrale Europea stiano guadagnando tempo per regalarci fra alcuni anni una situazione di bilancio dei pagamenti ancora più squilibrata, perché è naturale, perché se io aumento il potere di spesa in un paese della periferia, in un'unione monetaria, costituendo un'area valutaria non ottimale, qual è l'Italia, qual è la Francia, qual è peggio ancora la Grecia, in capo ad alcuni anni io vado a peggiorare la loro bilancia dei pagamenti, perché
si va a agire su, cioè potenzio la loro domanda aggregata, ma questa domanda aggregata per il regime di cambio fisso o comunque di moneta unica porta a incentivare, piuttosto che l'autoconsumo nazionale, porta a incentivare il consumo, le importazioni dalla Germania in pratica. Quindi in capo a qualche anno la situazione a seguito di questo quantitative easing sarà ancora peggiorata e finalmente, dopo che oggi noi cosiddetti euroscettici, e euroscettici non mi piace questa parola perché euroscettici presuppone un dubbio, io non sono scettico, io sono certo che l'euro è una disgrazia, no? Allora, dopo aver aspettato sulla riva del fiume e aver visto il cadavere dell'austerità che sta passando sotto i nostri occhi, arriveremo anche a vedere il cadavere dei cambi fissi o della moneta unica. Peraltro, questo, se solo avessimo l'umiltà di guardare all'estero e di guardare voci autorevoli, ma ce lo dicono autorevolissimi economisti, per esempio Andrea Papetti della Stockholm School of Economics, che ci dice oggi risulta chiaro che la crisi dell'Eurozona è una crisi di bilancio dei pagamenti. Oppure anche Vittor Costanzo, vicepresidente della BCE, cioè niente di meno, il vicepresidente della BCE, che ci dice che la crisi economica, la crisi dell'euro e la recessione non sono una crisi che dipende dal debito pubblico degli stati, questo già lo sappiamo e questo ce lo confessano ormai palesemente, è una crisi che deriva dagli squilibri di soldi nel mercato finanziario privato a causa praticamente della simmetria tra economie profondamente diverse, cioè di nuovo una crisi di bilancio dei pagamenti, una crisi del cambio praticamente. Peraltro cosa che assurge a diciamo una situazione di irreparabilità in un regime di deregolamentazione finanziaria e soprattutto di confusione tra finanza a breve e finanza a lungo, come è quella del panorama normativo euro-americano dopo le abrogazioni degli anni 90 di leggi come la Glass-Steagall Act che o dell'abrogazione della legge bancaria italiana del 36 che imponevano la separazione tra le banche di investimento e le banche di risparmio, cosa gravissima fatta da Amato, e di nuovo siamo all'autorità politica. Quindi diciamo che l'Unione Monetaria Europea sia una catastrofe, che noi se ne debba uscire, sono cose sulla cui certezza, diciamo, scientifica, non vi è alcun dubbio, non vi è alcun dubbio. Piuttosto il problema è che noi siamo, come dire, parte in causa, questo è il problema. Se io osservassi la cosa dall'esterno, io purtroppo ho due figli, una moglie, tutti noi, insomma, abbiamo una famiglia, e questo è il vero problema. Il problema è che se noi non usciamo rapidamente, il deterioramento e dopo l'ultima voglio dire fallimento che ci sarà con questo quantitative easing, se noi non torniamo direttamente alla valuta nazionale non ci, e soprattutto una politica interventista in economia, tornare ad avere una politica industriale, perché il ritorno alla valuta nazionale è una precondizione ma non è un elemento sufficiente, non torniamo a una più equa distribuzione del reddito, perché la più equa distribuzione del reddito è elemento che secondo gli studi economici aiuta la produttività, cioè non ci può essere produttività adeguata di un paese senza un'equa distribuzione del reddito e quindi una politica di alti salari. Se non facciamo tutto questo, la nostra rovina è certa. Per quanto riguarda i timori ingiustificati sulla uscita dall'euro che provocherebbe appunto l'invasione del cavalletto e tutte le altre cose di cui ci parlano non dei grandi economisti che dicono tutt'altro, ma insomma il dibattito di medio-basso livello che c'è qui in Italia, io rimando tutti voi, chi sa leggere lingue straniere, a visitare intanto qualche sito di giornali economici inglesi, americani, stranieri, insomma vedrete che già il tono è ben diverso, no? Ma anche per esempio uno studio con cui Roger Puttle, già insegnante a Oxford,
di economia, poi oggi uno dei più grandi consulenti mondiali della City di Londra, quindi non si parla di, voglio dire, fanatici anticapitalisti, ma si parla di persone del... Vi invito a leggere, si può scaricare il PDF anche da oltre che, chiaramente per esempio in Italia, i testi di Bagnai. Bagnai non è un economista, voglio dire, di spicco, però è comunque un ottimo divulgatore che tiene conto della più avanzata scienza economica a livello odierno, italiana e straniera, ma vi invito anche a leggere questo paper, Living the Euro, a Practical Guide, con cui l'economista inglese e consulente della City, Roger Puttle, ha vinto il premio internazionale Wolfson Economic Prize, e vi trovate tutte le risposte sui tecnicismi proprio e le modalità con cui uscire in modo sicuro dall'euro. Si può fare, ci è stato dimostrato, e soprattutto un ultimo elemento importante ci tengo: il rapporto con la Germania. Allora, la Germania, parliamoci chiaro, ha approfittato di questa situazione approfittando del cambio fisso e quindi dell'impossibilità di rivalutare, perché praticamente hanno valutato loro, perché non è che noi vogliamo svalutare, sono loro che non vogliono rivalutare, questo è il punto di vista, no? No, però tra l'altro ha innanzitutto nel 2003-2004 compiuto un'infrazione nei confronti per il problema degli aiuti di Stato, perché ha fatto compressione della quota salariale interna, allo stesso tempo però fornendo aiuti di Stato alle aziende in violazione del patto di stabilità e crescita, e per la potenza della Germania, ovviamente la Commissione Europea, che interviene contro i deboli ma non contro i forti, si è guardata bene ad intervenire. Ma parliamoci chiaro, da diversi anni la Germania, e su questo comunque anche la Commissione ormai su pressione degli Stati minori sta iniziando a valutare azioni di infrazione, sta violando l'articolo 121.2 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che dispone per appunto una procedura di infrazione per gli Stati con un saldo positivo superiore al 6% del PIL nella media dei 3 anni. Quindi abbiamo tra l'altro dei partner che utilizzano la gabbia dell'Unione Europea come lager in cui praticamente loro fanno la parte dei caponi e noi facciamo la parte dei detenuti. Questo per dire praticamente che non è una visione anticapitalista o altro, anzi avremmo noi bisogno in certi casi di che i giochi economici potessero svilupparsi, diciamo così, secondo il loro ciclo naturale, come per esempio i tassi di cambio. Sì, passo la parola a Giacomo. Grazie a tutti. Io vorrei soffermarmi principalmente su 4 aspetti di tipo economico legati alla ragione per cui si parla dei vantaggi e dei costi per l'unione monetaria. Gli aspetti sono 4 essenzialmente. Sono aspetti che sono stati trattati dalla scienza economica anche di segno opposto, come prima ricordava Luca, che però convergono sull'idea che la struttura della moneta unica sia essenzialmente imperfetta in molti suoi punti. Il primo è quello della competitività, e l'aspetto della competitività viene analizzato soprattutto da economisti di ambito mainstream, per dire. Il secondo è l'ambito dell'occupazione, il terzo è l'ambito delle problematiche giuridiche e politiche, e il quarto è l'ambito della separazione tra politiche fiscali e politiche monetarie. Sono 4 aspetti che varie scuole di pensiero, anche molto discordanti tra loro, hanno in qualche modo analizzato in maniera approfondita in questi anni. L'aspetto della competitività riguarda la teoria delle aree valutarie ottimali, di cui Luca ha parlato in precedenza. La teoria delle aree valutarie ottimali è uno strumento di analisi con cui si tenta di capire se entrare all'interno di un accordo di cambio oppure di un'area valutaria comune, in ogni caso se armonizzare e rendere uguale la politica monetaria per più paesi, è un'operazione che apporta più benefici o più costi al paese stesso. Il criterio in base al quale il giudizio viene in qualche modo emesso è il seguente:
se vi sono dei guadagni di efficienza nei commerci transfrontalieri, quindi nei commerci internazionali, dovuti al fatto che si sta sotto un'unica area valutaria, allora l'area valutaria si può definire ottimale. E se questi benefici, questi guadagni di efficienza di cui i paesi in qualche modo vanno a giovare sono superiori ai costi che l'operazione comporta, quali sono i costi? Essenzialmente il fatto che si applica alle leve della politica monetaria nazionale, cioè in qualche modo non si può più utilizzare il tasso di cambio flessibile per acquistare e acquistare una competitività che altrimenti si è persa. Se si beneficia di guadagni di efficienza superiori ai costi di cui si parlava, allora l'operazione può portare dei vantaggi, altrimenti no. Questo fenomeno di analisi è stato in qualche modo quello che ha mosso economisti del calibro di Paul Krugman, Oliver Dornbusch, Martin Feldstein nel corso degli anni 90, ha condotto questi economisti ad affermare che l'operazione della unificazione monetaria europea attribuiva più costi che benefici ai paesi membri. Il motivo è che avere una politica monetaria comune funziona soltanto in due casi, cioè se gli shock a cui i paesi membri sono sottoposti sono più o meno equivalenti, sono simili, e questo in parole povere significa se le condizioni economiche e gli ambiti in cui le economie nazionali si sviluppano sono simili, allora il meccanismo funziona. Il secondo fattore è che deve esistere un'alta mobilità dei fattori della produzione, cioè del lavoro e del capitale. In altre parole, se all'interno dell'area valutaria vengono abbattute tutte le barriere nazionali che impediscono il flusso di capitale all'interno di quest'area, allora tutti i paesi beneficeranno dall'incremento dei commerci. Dal punto di vista dell'evidenza statistica, il fatto che l'Eurozona possa essere considerata un'area valutaria ottimale è stato in qualche modo smentito più volte. Uno degli studi più importanti da citare in questo è uno studio di Barry Eichengreen del 1991. In qualche modo Barry Eichengreen sostiene che quando è che si verifica un guadagno di efficienza in questi termini, cioè quando è che il commercio internazionale risente positivamente dell'accordo di cambio, Barry Eichengreen conclude che non è semplicemente legato al fatto che si abbattono i costi di transazione, cioè in altre parole che il fatto di cambiare moneta quando si va da un paese all'altro porti dei costi legati alla ricerca della valuta e così via, e allo stesso tempo Eichengreen sostiene che il riallineamento dei tassi di cambio reale all'interno dell'Eurozona sia molto inferiore rispetto a quanto avviene all'interno degli Stati Uniti. Questo cosa significa? Che il mercato del lavoro dell'Eurozona, e potremmo dire nel 1991 di quella che ancora non era l'Eurozona, quindi dell'area europea in generale, è un mercato del lavoro caratterizzato da molte più rigidità rispetto al mercato del lavoro americano. In altre parole, i prezzi e i salari all'interno del mercato del lavoro europeo sono molto più rigidi di quanto avviene in un contesto statunitense. Questo comporta essenzialmente che in che modo si può guadagnare o perdere competitività all'interno di un'area valutaria comune. Se non esiste la possibilità del tasso di cambio, questo riallineamento dovrà avvenire attraverso la leva dei prezzi e dei salari. Di conseguenza, appunto, avendo constatato che all'interno dell'Eurozona questo meccanismo di allineamento è assolutamente più complesso rispetto a quanto avviene all'interno degli Stati Uniti, gli economisti concludono che l'esperimento europeo aveva dei problemi dal punto di vista della competitività, e cioè che avrebbe incentivato quei paesi che sarebbero riusciti a mantenere bassa l'inflazione e a contenere i salari, e avrebbe punito i paesi che invece avrebbero in qualche modo sofferto di un'inflazione più alta e di un costo del lavoro per unità di prodotto più elevato rispetto al centro dell'Eurozona. Questo conclude un cerchio secondo Martin Feldstein, cioè l'idea che l'area valutaria comune possa portare alla convergenza tra paesi membri viene interpretata dall'economista come in realtà una fonte di potenziale conflitto tra i paesi. E infatti il suggerimento che Martin Feldstein nel 1997 propone è quello di introdurre all'interno dei parametri europei anche un parametro minimo rispetto alla disoccupazione. Cioè si dice, va benissimo, si pongano delle regole rispetto al deficit PIL e al debito PIL, ma si pongano fuori dal gioco dell'area valutaria comune quei paesi che soffrono della disoccupazione monetaria, ma lasciamo che le banche commerciali possano determinare in maniera autonoma i tassi di interesse, cosa che invece non avviene quando una banca centrale europea è nel pieno delle sue funzioni. Quello che avviene è che non esistendo più alcun rischio di cambio per gli investitori, cioè se io investo in Germania, investo in Italia, in Grecia,
non sostengo ulteriori costi a livello simmetrico. Nel momento in cui non esistono più questi costi, quello che avviene è che se per fattori X, che non hanno nulla a che vedere con lo sviluppo dell'economia reale di un paese, gli investitori decidono che un paese è un debitore inaffidabile, mentre ritengono che un altro paese sia un debitore più affidabile, sposteranno immediatamente tutti i loro investimenti presso quel paese e opereranno una fuga di capitale completa dal paese che viene ritenuto inaffidabile. Questo porta naturalmente all'insorgenza di un differenziale tra tassi di interesse, differenziale che peraltro, come abbiamo visto anche in precedenza, può essere calmierato da un intervento della Banca Centrale. E la domanda è appunto perché si è aspettato così tanto a calmierarlo? Perché si è atteso così tanto in termini di sofferenza per le popolazioni europee ad operare sul mercato secondario? Le ragioni ovviamente sono molte, sono tutte politiche, qui non le vado ad analizzare perché non è il mio campo. Inoltre, l'ultimo punto che vorrei affrontare è forse, a mio avviso, il punto più rilevante ed è il punto più critico che in ogni caso che si sia a favore o che si sia contro la moneta unica europea, che poi a mio avviso vuol dire poco perché bisogna capire verso quale impostazione di politica economica ci si ponga e quindi qual è il rapporto tra gli strumenti economici e gli obiettivi politici che si vogliono realizzare. Il problema è che l'Unione Monetaria Europea nella misura, nella forma in cui la vediamo oggi, non è neutrale né dal punto di vista degli strumenti né dal punto di vista degli obiettivi, perché opera un meccanismo di separazione tra la politica fiscale e la politica monetaria ed è nella misura in cui la vediamo forse l'esperimento più forte di separazione tra le due realtà, perché la politica fiscale, quindi la gestione di spesa pubblica e tasse, è lasciata a livello di stati nazionali, mentre la gestione dell'emissione monetaria è deputata ad un organismo sovranazionale come la Banca Centrale Europea. Questo significa di fatto che il ruolo fiscale degli Stati è stato fatto del tutto volontariamente, come si diceva prima, è assolutamente degradato al ruolo di qualsiasi compagnia privata, perché gli Stati non hanno in alcun modo la capacità di emettere moneta in proprio, devono chiedere ai mercati di capitali fondi nella stessa misura in cui lo potrebbe chiedere un ente privato, ovviamente con la differenza che esistono aste dedicate, specialisti eccetera. Il punto è che se operiamo questo meccanismo, i parametri stessi definiti dal Trattato di Maastricht sono troppo elevati. Non possiamo mantenere un paese che non è sovrano dal punto di vista della politica fiscale con un margine di manovra così elevato, perché altrimenti andrà incontro al fallimento. Gli stati, ad esempio, gli stati membri dell'Unione Monetaria del Dollaro, cioè i singoli stati americani, sono falliti per molto meno rispetto ai parametri che Maastricht pone. E quindi il punto fondamentale è che questo esperimento di separazione non ha ricostituito a livello europeo una capacità fiscale che è stata distrutta a livello nazionale. E il motivo essenziale è che l'euro è una moneta senza Stato, nella misura in cui non esiste un governo federale vero e proprio che gestisca le emissioni monetarie in favore della propria cittadinanza e dell'occupazione. Perché, come si ricordava, la Banca Centrale Europea è un organismo indipendente. Ok? E indipendente è un aggettivo che secondo me è ambivalente, perché da un lato significa indipendente dalle pressioni politiche, che possono essere anche negative, corrotte e così via, da parte della politica nazionale, dall'altro significa indipendente dal controllo democratico. Perché se l'unica istituzione deputata a gestire la politica monetaria, e non esistono istituzioni deputate alla gestione della politica fiscale, opera in maniera indipendente, capite che i gradi di democrazia vanno in qualche modo a vanificarsi, se ragioniamo dal vertice della piramide alla base. L'ultimo punto quindi che vorrei toccare è il seguente: non esiste sufficiente legittimità politica per l'azione delle istituzioni europee. E Poderò lo spiega molto chiaramente all'interno di questo paper. Il fatto che le istituzioni europee, in particolare la Commissione europea, non sopportino i costi legati alle decisioni politiche sanzionate dagli elettori a livello nazionale è una violazione del principio no taxation without representation, che in qualche modo segna la storia della democrazia liberale occidentale da secoli. E di conseguenza, nonostante appunto questo paper sia stato scritto per la Commissione europea, pone un problema secondo me ineluttabile. Come poter conciliare l'aver abdicato la sovranità democratica, fiscale e monetaria a mercati che impongono politiche procicliche, cioè che in qualche modo vanno a peggiorare durante i periodi di crisi economica,
e la possibilità che esista un'unica area valutaria comune a livello europeo. Bisogna riflettere perché a seconda anche del proprio orientamento politico l'unica certezza è che in questo modo le cose non possono andare. Grazie. Grazie. Dato che i nostri relatori sono venuti un po' lunghi e vogliamo chiudere il compagno alle 7:30, adesso magari lasciamo spazio a qualcuno se vuole intervenire. Mi raccomando, la benvenuta. Adesso diciamo. Mi raccomando la brevità, massimo 5 minuti. Buonasera, sono Stefano Sanna, io faccio parte di un'associazione, si chiama Rete MMT, che tenta di spiegare l'economia a tutte le persone. Abbiamo cominciato a farlo nel momento in cui ci siamo resi conto che l'economia accademica, che ho avuto modo di sentire anche qui stasera, è troppo distante dalle persone, chiaramente da parte soprattutto dei professori universitari. Di contro sono rimasto anche sorpreso dalla leggerezza di certe affermazioni che non tengono conto di nessuna verità, né economica né tantomeno storica. Non voglio soffermarmi proprio per mantenere fede alla parola data sulla brevità, però è chiaro che non si può confondere l'euro, l'unione dell'euro con l'Europa, assolutamente. Parliamo di 19 stati con 27 che fanno parte dell'Unione, ma con molti di più che fanno parte dell'Europa, che va dal Portogallo agli Urali. Quindi comprenderebbe anche la Russia, primo punto, quindi non confondiamo. Parlare dell'euro è troppo banale, bisogna parlare di sistema monetario che Giacomo Bracci ha rappresentato, perché il sistema monetario è qualcosa che espropria gli stati della loro sovranità monetaria e li costringe a essere utilizzatori come qualunque privato all'interno del sistema monetario, che è una pura follia per quanto riguarda la gestione dell'economia statale. Volevo invece commentare qualche dato che ha illustrato il professor Moro, che ahimè dobbiamo leggere sul nostro giornale locale con i suoi articoli come dire, di terrorismo economico, che insomma risultano essere un po' difficili da digerire. Sì, volevo semplicemente dire che andava letta anche l'ultima colonna in cui abbiamo visto che nel momento in cui siamo entrati nell'euro il PIL è drammaticamente crollato. Il PIL forse è quello l'indicatore dell'economia reale. L'economia reale che si misura, come diceva la Ballerne, un economista che stasera non è stato citato, ma forse valeva la pena citare, diceva che l'economia andava misurata con un unico parametro, che era la fila di disoccupati davanti agli uffici di collocamento. Quando questa si riduce, le politiche economiche funzionano. Quando questa invece non si riduce, le politiche economiche non funzionano. Ecco, quel dato evidenziava una cosa evidentissima, che tutte le politiche economiche nate pro euro e nate dentro questo sistema dei trattati sono veramente disastrose. Chiudo semplicemente dicendo che anche sul dato dei tassi di interesse c'è da fare una piccola correzione, perché abbiamo visto anche dal grafico illustrato che il tasso di interesse era crollato in Italia già prima dell'entrata nell'euro, quindi è un dato che non può essere accampato come unico, tra l'altro mi sembra di aver capito, unico beneficio della moneta unica. Di contro, di questo beneficio abbiamo qui tanti ragazzi che probabilmente seguono le vostre lezioni e che ad oggi statisticamente ne avremo uno occupato e uno disoccupato. Quelli occupati, laureati, saranno occupati a 400 euro al mese nei call center, oppure dovranno emigrare in Inghilterra o in altri paesi fuori dall'euro per poter trovare un posto di lavoro, non dico decente, ma almeno per sopravvivere. Ecco, questo è quello che l'Europa ci ha regalato. Grazie. Era ordinario, adesso in pensione. Il ministro delle politiche, non funziona più.
Ministero delle Dottrine Politiche all'Università di Perugia. All'Università di Perugia, anche vicino della professoressa Arcari, forse ancora intitolata quest'aula, fece un'analisi perfetta del pensiero di Saint-Simon e degli altri che poi lo seguirono sulla tecnocrazia. L'approccio che ha caratterizzato la formazione dell'Europa in origine non era quello che adesso è prevalso, che viene spacciato per federalismo europeo, ma in realtà sta nelle linee del funzionalismo che ha alla sua base l'idea tecnocratica. No, ho capito, però è passata l'idea del federalismo, mentre quello che è prevalso in origine era, no, non è così, è fondamentale, perché quello che è prevalso è stato una cooperazione tra stati a livello confederativo, ma non in funzione del federalismo, perché c'è stato il rispetto fondamentale di quella che era l'identità nazionale e statale, nel rispetto anche di quella che è il concetto nostro della democrazia, almeno come Stato moderno di tipo democratico, che fa riferimento ai pensatori politici francesi e ottocenteschi. Questo fu. L'idea di trasferire i poteri degli stati ad organismi esterni è quella idea funzionalista che prevalsa nel momento in cui sparisce l'euro sul piano politico. Questa svolta d'Europa legata poi all'introduzione dell'euro è una svolta politica. E poi tutto il resto che era detto quelli che avevano definito euroscettici, che poi invece sono euroci, anti-euroci. Grazie. Sì, rispondo subito. Ho avuto 15 minuti di tempo per delineare tutto il processo. Ci vuole un corso universitario di normalmente 36 ore per fare tutta la costruzione europea. Quindi, come? Allora, naturalmente bisogna scindere tra quelle che sono le idee di Europa, l'ho detto, e la costruzione europea. È vero che l'Europa non è federalista e l'Europa ha preso l'approccio funzionalista, ovviamente. Peraltro l'approccio funzionalista non è venuto dopo De Gaulle, è venuto ben prima di De Gaulle. No, l'approccio di Jamonet è funzionalista. Perfetto, quindi andare a dire che sono state dette cose inesatte non è molto corretto, perché io ho fatto un'istruzione ma la costruzione è molto veloce. Peraltro tutti gli studenti che seguono il corso scienze politiche sanno benissimo, due lo possono testimoniare qua, che la linea è quella. Quindi Saint-Simon ha un approccio di tipo particolare, va a dire al congresso di Vienna che ci può essere un'idea d'Europa. L'idea d'Europa è l'idea che si devono unire i paesi. Quali paesi? Io ho saltato questo perché ovviamente non c'era tempo di dirlo. Quali sono i paesi che dovrebbero unirsi nella costruzione europea? Francia e Gran Bretagna. E c'è un motivo che comunica quei due paesi. Qual è il motivo che comunica quei due paesi? L'esistenza dei parlamenti in quei due paesi, Francia e Gran Bretagna. A quei due paesi dovrebbe unirsi la Germania. L'unica condizione che pone che si unisca è che abbia un Parlamento anch'essa. L'altro problema della costruzione europea successiva, quando si arriva all'euro. L'euro, oltretutto, diciamo che c'è stata anche per ricollegarci alla domanda, all'intervento precedente, un conto è l'Unione Europea con l'area euro, un conto è l'Europa geografica, perché bisogna scindere anche i piani, perché un conto sono i paesi che fanno parte dell'Unione Europea, nata dal 52 in poi, e non sarà un caso che se ne sono uniti alla fine fino a 28 paesi, non è un caso. E oltretutto si è nati come? Non è semplicistico perché le ragioni fondamentali non è semplicistico perché nel 52 quando nasce la CETA si arriva ad avere 6 paesi che poi trasformano, fanno un mercato comune, okay? La Gran Bretagna stava fuori da quel mercato, aveva una sua zona di libero scambio,
perché poi nel 72, facendo domanda già dal 61, arriva a entrare nella comunità economica europea? Cioè, i discorsi da fare sono molti. Non si può demonizzare l'Europa. Una cosa è vero, è l'Europa, una cosa è l'euro. Anche è vero che si è arrivati alla costruzione dell'euro, si arriva comunque in un ambiente in cui, e non sto né difendendo facendo un discorso pro o contro l'euro, perché non è questo il mio mestiere. Il mio mestiere è di cercare di capire dal punto di vista storico e politico perché si è creata una zona di libero scambio all'interno dell'Europa, si sono abbattute le barriere, si è arrivati a un punto tale in cui poi storicamente, l'ho spiegato, è stato necessario chiedere un pegno alla Germania. Quindi è stato accelerato probabilmente un discorso che comunque rappresenta il DNA europeo. E si è fatta una scelta di tipo politico, ma di tipo politico diplomatico, perché comunque c'erano paesi che dovevano dare via libera alla riunificazione tedesca, volenti o nolenti, si doveva arrivare a mettersi d'accordo con la Germania per la riunificazione. E infatti ci sono stati una serie di trattati che sono stati fatti dalla Germania con gli alleati, o meglio, tra la Germania e i confinanti, tra la Germania e i vecchi combattenti della Seconda Guerra Mondiale. Quindi, e la Francia non avrebbe mai dato l'assenso a quel trattato se non si fosse messo in pegno l'euro e l'impegno, o meglio, a fare una moneta unica e l'impegno della Germania a stare in Europa. Per il resto, il federalismo è un movimento che ha girato tra le idee d'Europa, ovviamente non è quello che ha prevalso, perché ha prevalso il funzionalismo. De Gaulle, ma la stessa Thatcher si sono scagliati contro il governo di Bruxelles, contro le istituzioni europee, per i motivi che si conoscono, che sono storicamente noti, che sono quelli della scarso deficit e per la purtroppo decisionismo di persone non elette. Queste erano le accuse che più faceva De Gaulle a Bruxelles e sono quelle che faceva la Thatcher. De Gaulle diceva anche un'altra cosa: riunire l'Europa era un'impresa epica, perché l'Europa è nata ormai era da quindi 2000 anni, una cosa e l'altra, una fine separata, con lingue diverse, istituzioni diverse, costumi diversi. Si poteva appunto fare l'Europa delle patrie, che è un'Europa degli stati dove rimangono degli stati sovrani che cooperano tra di loro. De Gaulle non era anti-europeista, si parla di me. Grazie. Prima della domanda del professor Pirito c'è un'altra, ma vede risponde se riesce anche. È brevissimo. La domanda è, lei ha detto che siccome gli Stati Uniti, che predicano molto questo universalismo, ma non lo applicano, e la Germania, nello specifico, hanno continuato ad avere, allora, gli Stati Uniti sono stato sovrano e vanno oltre il nazionalismo, quello che viene definito imperialismo. E sono i primi loro stessi, non lo chiamano in quel modo, la chiamano tutela della democrazia, esportazione. Nel caso della Germania siamo di fronte a uno Stato che, da quando esiste, diciamo, la moneta pubblica, hanno sempre fatto i fatti che volevano. Prima ancora, politicamente, non monetariamente, hanno fatto i fatti che volevano, perché non dimentichiamo che nella guerra nei Balcani, quando le milizie erano quasi tutte accese, ha fatto flagrare la situazione, che fosse sempre conflagrata lo stesso, ma questo lo possiamo dire dopo che è successo. È stata la Germania che doveva fare affari con la Croazia e ha riconosciuto la Croazia insieme al Vaticano, che è un Vaticano come vuol dire, non è vero, senza consultare i famosi partner, questa parola è stesso, partner europei. Allora, perché tutti i paesi devono rinunciare alla loro politica nazionale, non nazionalista? E alcuni invece no, cioè ricorda la favola, virgolette, di Orwell, alcuni cittadini sono uguali di fronte alla legge ma altri sono più uguali degli altri. Allora passa gli Stati Uniti che predicano un verbo per i servi e gli altri non subire.
Ma questo della Germania non rientra molto bene in questo problema dello Stato nazionale, laddove la Germania politicamente, tant'è vero che l'unica volta che si ricorderà la Commissione europea in un impeto di sovranità va detto vogliamo controllare le manovre finanziarie preventivamente. E la signora, che lei soltanto è signora, gli altri non sono signore, Merkel, mi suonò una grande pernacchia, dicendo no, le controllate dopo che l'abbiamo fatto. La parentesi era, se no non riusciamo a toccare anche voi conti. Grazie. Mi vengono proposto una serie di domande. Sì, disparate e poi in un certo senso. Come posso dire, che si basa su un modo di vedere l'Europa che vedo con in realtà in un certo senso condiviso un po' anche dai tutori che vengono in accademica, dal collega, dalla signora, che poi non condivido fondamentalmente, nel senso che qualcuno può dire l'Europa è federalista, l'Europa è funzionalista, secondo me semplicemente è governativa, anzi mi verrebbe da dire l'Europa non esiste, cioè come il mio conterraneo ricorderà c'è la bannariella di se stesso, l'Europa non esiste, così come io ho una formazione da storico economico e quindi anzi già faccio da perito elettrotecnico, ho lavorato per un po' per perito elettrotecnico, mi sono guadagnato soldi speculando sui titoli quando c'erano degli ottimi interessi per, non certo con il soldo purtroppo, insomma, per pagarmi l'università, ho fatto un percorso molto strano, però mi è rimasta un po' un imprint molto pratico. Allora, il che probabilmente va bene quando si parla di politica e ancora di più quando si parla di politica economica. Il discorso della Germania, la Germania è fatta come mi pare, in realtà sì. Anche l'Italia l'ha fatto come mi pare, l'ha fatto la Francia, laddove è stato possibile l'hanno fatto tutti. Il problema è un po' come posso dire, quando eravamo bambini facevamo a botte e ognuno di noi era un po' bullo, no? Però io che ero bello grosso già allora, anche se magari ero un po' meno cattivo di altri bambini, mi potevo permettere di fare più il bullo di altri, ma non perché gli altri fossero meno cattivi, semplicemente erano più piccoli e più deboli. Allora, l'idea, un approccio intergovernativo all'integrazione europea e anche all'integrazione monetaria, parte dal presupposto che i principali attori sono i governi. Sono i governi e che l'Unione Europea e l'Unione Economica e Monetaria, quindi il cosiddetto euro, in realtà è un risultato di equilibrio di poteri. L'elemento caratterizzante di questa interazione è la limitazione del potere tramite la comunanza sovranità. La Germania faceva come gli pareva anche prima, tant'è vero che nella ricostruzione che hanno fatto alcune, diciamo, almeno due dei relatori riguardo alla crisi del 92, diciamo è sfuggito ovviamente per limiti di tempo un elemento importante proprio per me politologo, invece molto importante. Uno degli elementi che causò la crisi del 92 non fu certo un problema di ciclo di Frenkel applicato a quel caso e non fu solo una questione di inflazione, il fatto che in quegli anni la Germania aveva dato unificarsi e quindi aveva bisogno di tanti soldi. Quindi fregandosene completamente delle ripercussioni sull'economia degli altri paesi, questa cominciò a chiedere soldi, era un paese affidabile, ovviamente pagò di più perché chiedeva molto e automaticamente i prestatori dissero agli altri paesi o ci date di più anche voi e più della Germania perché siete meno affidabili oppure noi spostiamo i capitali da Italia e altri paesi alla Germania. Il risultato fu una corsa al rialzo dei tassi di interesse che risultò poi di insostenibilità anche del sistema monetario perché saltò. E saltò fondamentalmente non tanto per paesi cattivi tipo l'Italia, eccetera, per quanto il discorso che si faceva prima sulla svalutazione e quell'altro che rivaluta,
va distinto quando la svalutazione è fatta dal mercato e quando la svalutazione è negoziata tra stati, quella è una cosa che dice Pari Bagnai e dice una sciocchezza. Però andiamo a rimanere qui, solo che non c'è mai nessun elemento di condizionamento contro il comportamento. Il fatto che oggi la politica monetaria sia in mano alla Banca Centrale Europea, dove non è vero nulla quello che dicono alcuni, e ormai è palese che la Germania domina, non è assolutamente vero. Tant'è che ieri la Germania ha votato contro. La Germania ha votato contro, la Germania è una certa. Esatto, ha, diciamo, comandato, c'è la maggiore convergenza verso il modo di vedere la politica monetaria tedesca. Ma perché le cose andavano bene? A un certo punto ormai la Germania è relativamente isolata all'interno del Consiglio della BCE, tant'è vero che si è creato una, un'alleanza che la mette continuamente in minoranza. C'è un economista tedesco molto molto importante che si chiama Sinn, che ha scritto un libro molto bene, anche se molto tecnico, si chiama The Eurotrap, in cui lui utilizza tutti gli elementi che noi utilizziamo perché noi dobbiamo uscire dall'euro per la Germania, spiegando fondamentalmente che la Germania è vittima del sistema dell'euro, cosa che storicamente non è completamente falsa. Cioè il fatto che la Germania sia stata costretta a entrare nell'euro fondamentalmente come elemento anche di negoziazione per la riunificazione eccetera, oggi viene scontato col fatto che questo dicono, va bene, la nostra politica è quella di accorgarsi il meno costi possibili, scaricarli il più possibile, come hanno sempre fatto, sugli altri paesi, così come gli altri paesi più deboli però cercano di scaricarla in modo diverso, riuscendoci qualche volta, perché guardate, quantitative easing non è l'unico tipo di attività che è stata fatta per sostenere le economie europee. Se voi vedete, se ricordate il grafico che ha mostrato il professore sul sistema target 2, quelle impennate erano dette in parere a parole molto semplici, che qualcuno giustamente anche ci ha anche ricordato, che bisognerebbe parlare in modo che la gente possa capire. Erano fondamentalmente un dirti sì, c'è un debito verso di te, quando ci avrò soldi di farlo? Segna, detto molto volgarmente, mi scuserà per la semplificazione, però fondamentalmente è giustamente come qualsiasi persona che vorrebbe avere i suoi soldi e non se li vede arrivare, che gli altri tanto felici non erano. Le decisioni politiche monetarie che vengono prese oggi, per quanto la Germania sia influente, perché poi quando si tratta di tirare fuori i soldi importanti, sono spesso, come posso dire, in contrasto con gli interessi tedeschi, quindi il fatto di far parte dell'euro è una costrizione per i tedeschi. Se fossero loro fuori dall'euro, farebbero quello che gli pare e gli altri sarebbero costretti ad accodarsi come succedeva prima. Tra l'altro si è molto speculato su questo discorso della Germania, buona, cattiva, eccetera, eccetera. Però in realtà considerate che questo rapporto Merkel e Weizmann è un po' un gioco delle parti. In Toscana si dice fanno sui villaggi di mare, giorno l'ultima e la notte vanno assieme a globale. Soros disse a Firenze, ero presente a questo incontro, disse apertamente, guardate che se la Merkel non avesse dato segretamente il contratto a Draghi di cominciare a operare sul mercato secondo, non l'avrebbe fatto. Non l'avrebbe fatto. E insomma, solo se uno di queste cose se ne intende. Quindi, ma ecco, lui mi consente, da me, che ha fatto una dichiarazione molto impegnativa alla dirigenza, cioè ha detto che pur essendo non molto favorevole per l'operazione, quindi in questo senso ha fatto il colpo al cerchio, come si dice, cioè l'opinione pubblica che è totalmente orientata negativamente, sì, uno dei leader che è da bravo economista, perché è bravo, molto bravo, il contrario è argomenta con un altro. Esattamente, ma ha aggiunto, qui sto chiudendo, ma la Banca Centrale Europea può fare quello che vuole nella sua autonomia, quindi sì. Questa era. Ma perché la Merkel, fondamentalmente c'è un problema che Draghi non ha, la Merkel vuole andare alle elezioni. Allora, siccome è molto difficile spiegare, io vorrei fare una nota polemica, perché sono toscano, io se non faccio polemica, non le cose, la vorrei fare con i miei amici storici, cioè quest'idea, come posso dire, della
visione dell'integrazione europea concepita come rapporto tra stati, in realtà a me non mi ha mai molto convinto. Il problema che si pone, ma addirittura dagli anni 30, Alan Milgrom, che forse è più importante storico che esista, anzi ormai purtroppo è morto, però, e che era il mio supervisore di tesi, ha scritto fondamentalmente l'Unione Europea, l'integrazione europea, si è fatta per risolvere problemi economici. Della pace della Germania. Della Germania. No, anche nostri. Ma sono loro che hanno un surplus commerciale di 1.800 miliardi. Infatti il problema è nostro. Cioè, il problema del surplus tedesco e il problema della nostra incapacità di operare un sistema monetario internazionale è un problema che è un problema, quando dicevo, non so chi mi chiedeva, è un problema nazionale. Cioè, il nostro Stato, inteso lo Stato nazionale europeo, e questa è poi la teoria fondamentale di Milford, no? Dall'Unione Europea non è stato dissolto, è stato salvato. Gli stati nazionali europei non funzionano, non funzionano per un motivo molto semplice, per il semplice motivo che gli stati nazionali europei si sono creati su principi e su elementi quali la nazionalità, comunanze linguistiche, comunanze storiche, che non hanno niente a che fare con l'economia. Siccome l'economia serve anche per fare le guerre, la sicurezza e l'esistenza e l'integrità di uno Stato si mantiene con delle industrie che fanno cannoni, che fanno carri armati, e se uno Stato è perfettamente razionale ed omogeneo da un punto di vista linguistico, culturale, etico, eccetera, ma non ha i mezzi per comprare i minerali, per comprare le risorse energetiche, il suo territorio non lo difende. E questo è evidente fin dalla fine dell'Ottocento. Per questo dico che sono 150 anni che è chiaro che lo Stato europeo nazionale non funziona. Quindi, tanto è vero che poi quando si parla anche del caso delle aree valutarie ottimali, ora cerco di tagliare perché sta parlando solo io, delle aree valutarie ottimali, io vi vorrei far notare un'incongruenza, come posso dire, politica di questo concetto. L'Italia quando si è unificata era un'area valutarie ottimale, la Germania, la Francia, ma nessuno si poneva neanche il problema dell'esistenza dell'area valutaria ottimale. Quando Mundell, tra parentesi, che era con me all'Istituto Europeo, però io ci andavo in ufficio, lui era nella sua villa a Siena, formulò le prime teorie, i primi passi del teoria dell'area valutaria ottimale, quindi c'è cioè 57 1961, l'area valutaria ottimale che individua lui è un pezzo degli Stati Uniti e un pezzo del Canada. Quindi in pratica bisognava dissolvere Canada e Stati Uniti e creare questo nuovo stato di Mundell e quella sarebbe stata un'area valutaria ottimale. Nell'area valutaria ottimale, per fare uno stato, per prendere una decisione che è una decisione politica, fare l'euro è stata una decisione politica, non è stata una decisione basata su... non poteva esserlo. Cioè Garibaldi quando parte con l'inizio si pone ma creerò un'area valutaria, chi se ne frega? E più o meno... ma questo è uno degli elementi, esattamente, è uno degli elementi di propaganda per l'Unione Europea e molto dell'integrazione europea, anche del modo in cui è propaganda. L'Unione Europea, ripeto, io sono rotto in queste cose, quindi mi muovo su cose più raffinate. Volevo rispondere al signore che mi aveva chiesto della democrazia e purtroppo non lo posso spiegare adesso. Ci ho messo 20 ore a tentare di spiegarlo agli studenti e qui andrebbe declinata in un modo ancora più complicato. Però se quest'altro anno mi danno ancora il corso di scienza politica, c'è un po' di tempo da perdere, sarà graditissimo ospite. Il tempo a disposizione, ringraziamo i nostri relatori che sono stati gentili e disponibili, grazie anche ovviamente a tutti voi che siete venuti a seguire il conto. Grazie, buona serata.